sbagliata, perché quello che faremo all'interno dei laboratori dal basso sarà proprio cercare di non far, di non avere un tipo di discussione formale o istituzionale, ma appunto partiremo dalle esigenze della platea per sviluppare alcuni argomenti. E poi dopo vorrei dare la parola alla, al padrone di casa, al direttore Ungaro, che per la seconda volta ospita i laboratori dal basso di Improvvisarte con la collaborazione di tutto il suo staff, che ringrazio sin da ora. La parola a Mazzi, grazie. Allora io vi faccio una breve introduzione che un po' l'ha fatta Fabio al programma, anche perché abbiamo ancora per qualche giorno la seconda finestra aperta, il 27 giugno si chiude il bando, che con due finestre, insomma, nella prima ha anche dato la possibilità a Improvvisarte di organizzare questo laboratorio. Perché quello che è molto importante per noi è che i giovani della regione, le giovani imprese, associazioni, insomma chi è pieno di idee ma a volte non sa bene come arrivare a realizzare questi obiettivi, queste idee che hanno, ma sanno chi magari glielo può raccontare, chi magari può essere di esempio o può in qualche modo indicare una strada, anche grazie a un dialogo semplicemente. Cioè sono proprio loro che vogliamo invitare a presentare queste loro idee di apprendimento, di percorsi formativi per la loro crescita professionale. Perché è vero che ci sono forse tanti corsi, tante possibilità, tanti master che si possono fare, ma chi si mette in gioco nel territorio e poi anche in ambiti e settori come l'arte, come il teatro, come insomma, cioè, quelli non proprio classicissimi dove c'è il catalogo della formazione che già insomma offre buone possibilità, sono proprio queste realtà che in qualche modo sentono questa carenza di, no, di imparare, di fare i passi avanti e possono insomma, proporci queste loro idee per una crescita non solo del territorio ma proprio anche partendo da loro stessi. Invitiamo ovviamente di presentarsi in gruppi perché più si lavora insieme, più si è forti, più si impara uno dall'altro e quindi insomma, è molto importante che appuntamenti come oggi, un po' fuori dal normale, via dall'istituzionale, come ha detto Fabio, con la partecipazione di tutti voi, perché l'importante non è solo, tra virgolette, che insomma, si riesce a intercettare dei bravissimi docenti, ma che poi c'è anche il dialogo tra la platea e il docente e la discussione, le vostre domande che insomma, animano un po' tutto questo percorso che oggi parte, però come avete sentito ci sono altri appuntamenti, andrete diciamo con una crescita sempre più verso l'internazionale, chiudendo anche con degli ospiti di un importante livello internazionale, per cui io innanzitutto vi auguro veramente buon divertimento e buon apprendimento. Per chi dovesse essere interessato a questo tipo di bando, di possibilità di organizzarsi in un momento di formazione insomma, non standard, oltre alla scadenza 27, che poi è la scadenza per i laboratori, c'è anche la scadenza del 30 luglio per le testimonianze. Le testimonianze sono come immaginato un laboratorio proprio piccolo, cioè un testimone che viene e racconta la sua strada, insomma il suo progetto realizzato, su qualcuno che in un giorno magari viene e vi racconta cosa ha fatto, che vi può essere d'aiuto, da esempio, da ispirazione, un po' tutto quello che è possibile. E questa azione è una possibilità anche per chi non è ancora costituito. Per chi magari non ha le idee chiarissime di cosa vuole fare, ma sa che vuole fare qualcosa, si vuole mettere in gioco. Quindi con 10 persone si può organizzare un gruppo informale e comunque fare anche questa proposta di testimonianza per in qualche modo iniziare. Finalmente abbiamo il mentoring, che è proprio l'affiancamento cioè, classico, one-to-one, approfonditissimo, che è stato appena prorogato come possibilità di implementazione fino alla fine gennaio 2015, quindi diciamo che non finisce il 27 giugno, ci sono tante possibilità e questo vale per tutti, anche per chi ha presentato un laboratorio. Insomma le altre azioni, cioè una non esclude l'altra, quindi c'è proprio
una casetta degli attrezzi a vostra disposizione, per cui insomma, ci auguriamo fortemente che se avete un'idea, insomma, venite da noi e presentatecela, perché effettivamente escono delle bellissime cose. E non mi dilungo più di tanto, l'invito è aperto, come detto, buon divertimento innanzitutto. A questo punto, il dottor Ungaro... No, volevo ringraziare ImprovvisArt per il secondo anno aver scelto, diciamo, anche questa sede per tenere questo laboratorio dal basso. E credo che questo tipo di attività sia non soltanto utile ai giovani che magari hanno delle idee e vogliono capire come realizzarle, ma siano utili anche a chi ha fatto, diciamo, un pezzo di strada dentro il teatro, no? Perché credo che sia necessario, soprattutto oggi, l'apprendimento continuo, no? Per cui non si smette mai di imparare, soprattutto nel teatro, no? E questa è un'occasione che ci permette anche a persone che poi lavorano professionalmente nel settore di teatro di scoprire magari degli strumenti nuovi, delle nuove idee, no? che si possono condividere, si possono realizzare. Poi il tema su cui lavora questo laboratorio da basso è particolarmente interessante e, diciamo, è molto affine, coerente anche con quello che Correi ha realizzato in questi anni. Mi stavo rileggendo un po' la scheda delle attività internazionali che noi abbiamo sviluppato in questi anni. Siamo partiti dal fare degli spettacoli in Germania e avevamo degli spettacoli di strada, per cui abbiamo fatto, era uno spettacolo sulle quattro stagioni, primavera, autunno, estate, inverno, che abbiamo fatto a Wiesbaden, Kassel, Zierenberg e Gießen. Dei centri, diciamo, non sono grandi, però c'erano delle attività estive, eravamo stati invitati da un centro culturale, dai centri culturali che operavano in questa città nel 1986. E l'ultimo spettacolo l'abbiamo fatto a Monaco, sempre in Germania, e l'abbiamo fatto nell'ambito del progetto We Are in Puglia, lanciato dalla Regione Puglia per promuovere il turismo nelle capitali europee e nelle città che sono collegate con i voli o su Bari o su Brindisi. E lì abbiamo presentato il pasto della tarantola, uno spettacolo legato al cibo, è una degustazione di forma teatrale legata al cibo. Questo per dire che, lo diceva già Peter Brook tantissimi anni fa, che il teatro si può fare dappertutto, no? Non è necessario il Politeama greco o il Petruzzelli per poter fare teatro, no? Il teatro si può fare in qualunque spazio. Questa era una vecchia fabbrica dove non si faceva teatro e adesso si fa teatro. Per cui, diciamo, questo seme del teatro lo si può piantare dappertutto, no? Quindi non soltanto nell'edificio. Quindi anche il lavoro che è stato fatto l'anno scorso all'interno del laboratorio da basso era proprio concentrato sulle possibilità, no, di operare con il teatro in diversi contesti, in diversi ambiti. No? Può essere il settore turistico, ma può essere il settore sociale, può essere l'impresa, no? E quindi abbiamo affrontato temi molto, molto interessanti. L'ultima ragione per cui sono particolarmente contento, perché questo aspetto che riguarda soprattutto l'internazionalizzazione, no? L'abbiamo anche condiviso insieme con ImprovvisArt, perché verranno qui due direttori di festival importanti del sud-est Europa,
uno dalla Polonia e uno dalla Romania. E, tra l'altro, la persona che verrà dalla Romania cioè, è stata anche direttore di Sibiu, capitale europea della cultura, e quindi magari potrà anche raccontarci questa esperienza che è stata fatta a Sibiu, visto che insomma, Lecce è anche città candidata a capitale europea della cultura. Quindi insomma, credo che quest'anno sia ancora più interessante rispetto all'anno scorso e comunque diciamo, qualcosa di molto utile e produttivo per tutti noi. Grazie. Mi ricollego solo un secondo e poi iniziamo praticamente. Il laboratorio si chiama appunto Il Teatro Fuori dal Teatro, che è lo stesso titolo che noi avevamo dato alla prima parte del laboratorio realizzata a novembre dell'anno scorso. Abbiamo voluto mantenere lo stesso titolo proprio perché noi crediamo che il teatro si possa fare anche fuori, anzi che le implicazioni del teatro, le ricadute a livello sia sociale sia economico debbano essere sempre più consapevoli e riconosciute. Quindi ci concentreremo non sulla performance che si svolge all'interno appunto di un teatro, che poi è quello che meno male tutti facciamo, ma soprattutto su quello che può essere il teatro come ricaduta esterna, come performance fatta fuori da uno spazio teatrale, dalla valorizzazione dei beni culturali attraverso il teatro, piuttosto che le imprese creative come alcuni dei presenti insomma, hanno e fanno. Abbiamo scelto Roberto Ricco per iniziare questo ciclo di seminari, perché appunto rappresenta tra le varie cose anche il distretto Puglia Creativa, che è un distretto produttivo, e ci sono solo due regioni in Italia che riconoscono la creatività come settore produttivo a tutti gli effetti con una legge regionale. Una è la Toscana e l'altra è la Puglia, quindi c'è un lavoro che si sta facendo da un paio d'anni in questo senso. Parleremo proprio di questo, cioè dell'approccio al mondo del teatro, ma anche di tutte le opportunità che possono esserci dalla comunità europea, piuttosto che anche da altri gruppi di finanziamento. Ringrazio Maxi e il direttore e passo la parola a Roberto. Allora, abbiamo un primo problema, che è vedere bene queste diapositive. Si vedono? Sì. Più di così temo che non sarà possibile. No, questo non va. Questo aumenta la luminosità del computer, ma non del computer. Allora, Fabio ieri mi ha detto che comunque ci sono esperienze diverse. Alcune le conosco, sono Olivier, Cena Studio, Press Extense, Corelia, che non so perché è presente in massa in questo incontro. In realtà l'idea che appunto poi ci siamo fatti, abbiamo concordato, è di provare a capire se ci sono delle aspettative, delle domande che possono riguardare diciamo, l'approccio alle politiche comunitarie, ai sistemi delle industrie creative e quindi orientare questa lezione / conversazione insomma, in qualche maniera dall'inizio, provando a capire voi che cosa potreste che cosa vi aspettate, che cosa vorreste ascoltare, di che cosa vorreste parlare in questo incontro. Per cui la facciamo così. Cambiamo il numero però, perché in effetti forse siamo non tantissimi. È bene che ci sia una buona discussione, quindi diciamo che quel 4 diventa 3, cioè fate dei gruppi da 3 massimo. Poi vi chiederò dopo di raccontare la vostra esperienza. Vorrei che prima, senza conoscervi, parliate un po', oppure ve la scambiaste nei piccoli gruppi. Cioè, vorrei evitare questo cerimoniale di raccontare all'inizio la propria esperienza. Lo facciamo subito dopo. Cercate di dividervi, quindi tutti i Corea che non siano nello stesso gruppo, per favore. Vi do un po' più che 5 minuti, ve ne do 8, 7, 8. E in questi 7-8 minuti provate a definire 3 domande alle quali vorreste trovare una risposta in questa giornata, questa mezza giornata. Il tempo è molto poco, possiamo parlare di alcune cose ma non di altre, e quindi proviamo a sceglierle, va bene? Poi scrivete, ah no, va bene, lasciamo perdere i post-it, provate a farlo, facciamolo su un foglio. E ogni gruppo, adesso poi io prenderò nota, la facciamo un po' più veloce perché sennò perdiamo troppo tempo.
con i post-it c'è tutto un lavoro che si può fare, lo saltiamo, diciamo. Allora, scrivete ogni domanda su un foglietto, le domande sui fogli e poi proviamo a mettere in ordine. Quindi procuratevi 3 pezzi di carta per gruppo, qualcuno scriverà, vi prego di formare dei gruppi adesso. L'importante è che non siate appunto stessa gruppo. Prendetevi un angolino, mettetevi in un angolino con le sedie. Se ci sono, se avanza uno fate un gruppo da 4. Sono già 3, guardate, voi siete 6, quindi fate 2 gruppi. Così. Lì c'è un gruppo da 3, lì c'è un gruppo da 3 e qui ci sarà un gruppo da 3, 2 gruppi da 4. Ci sei? Ah, ok, allora fate un altro gruppo da 3. Recuperate questi 3 fogliettini. Io prendo il tempo. Avete 7 minuti, poi comincerò a, come si dice, ad angariarvi. Provate a dirmi perché volete che si risponda a qualche domanda. Cioè, non dico solamente, a me piacerebbe sapere come funziona il FESR. Perché? Avete usato 2 dei vostri 7 minuti, eh? Per voi, se la vostra capacità di gestione.
siete a 4 minuti. Avete un minuto per mettere le domande sui foglietti. Avete un minuto. Grazie.
delle domande di parte. Non è detto che devono essere tre, se ne vengono due, partono solo due, però magari se non il titolo della mia intenzione. Capacità di fare progetti anche in ambito comunitario, gestire lo stress, di avere solo 3 ore per finire di scrivere 8 pagine di formulario e poi chiudere, mettere in una busta e spedirlo in tempo, prima che sia l'ufficio postale. Calcolando le file. Il computer che non funziona. E lo sciopero dei postali. Ci siete? Ok. No, no, siete voi che la leggete. Ci siete? Cucina, ci siete anche voi? Allora, possiamo cominciare? Lo chiederei però, anche se avete fatto 3, perché poi queste le provo io a riorganizzarle qui, chiederei a un primo gruppo a caso di raccontare anche una per una, insomma, leggete le 3 domande, il primo che comincia, che inizi. Primo gruppo. A destra, loro, via. Così. Chi di voi 3 vuole leggere, vuole fare il portavoce? Il teatro fuori dal teatro. Sollevanza tra l'idea del teatro fuori dal teatro e la legislatura. Cioè, com'è possibile? Nel senso, bella l'idea del teatro fuori dal teatro. Però poi ci scontriamo con la politica della legislatura, nel senso, a chi chiedere i fondi. Gli spettacoli sono gratuiti. Sì, tutte le incursioni urbane, qualsiasi cosa che fai. Poi dopo le valutazioni per chiunque rientra in un fondo di sostegno pubblico deve avere C1, spettatori a pagamento, anche teatro abitati e l'attività in teatro. Beh, l'attività, ma le giornate di apertura sono per in teatro. Allora c'è proprio un controsenso difficile, difficile, bello però. Cioè. Se la può permettere? Come? Va bene. Dal punto di vista economico. Sì, è anche un lavorativo. Per quei giorni che lavori lì. Seconda. Seconda, l'interesse proprio sul, come proprio nel rapporto, nei rapporti di internazionalizzazione, anche il progetto che uno ha, sempre c'è la grande difficoltà dei fondi. L'interesse a come reperire, come fare. Bene. Bene. E la terza è che prevede il meccanismo tra il passaggio da associazione culturale, a impresa teatrale, e dando una parte di progetto tecnico e modalità. Ok. Mi ci raccontate velocemente, diciamo, anche chi siete, tutti insieme, cioè perché avete fatto queste domande e quindi a partire da quali esperienze? Vi darò pochi minuti, a un certo punto comincio a tagliare, quindi una breve indicazione di chi siete e perché siete arrivati a queste domande. Sono Laura, faccio parte di Vento Ventura di Coreglia, mi occupo della dell'organizzazione, della distribuzione degli spettacoli e dell'organizzazione della rassegna di teatro per bambini. Non lo sapevo. No, raccontiamola a tutti, magari. Io sono Elisa, dirigo la compagnia di danza, siamo la compagnia di danza e siamo in teatro di Tati e in una rete teatro di Tati. Sono una clandestina pugliese, poi diventata, non lo voglio per scelta, però ho puntato con tanti contatti internazionali che non riesco a fare niente. Io Carlo, sono una situazione di teatro, si chiama San Papier. San Papier, anche voi siete clandestini.
facciamo teatro musicale. Abbiamo fatto un progetto di internazionalizzazione con il British Council insieme. Va bene. Come situazione viviamo in un momento di transizione, cioè fare un passo più alto. Quindi una prima motivazione l'abbiamo avuta, cioè c'è qualcuno che è associazione che è interessato ad avere, a capire come può funzionare il passaggio verso una struttura imprenditoriale. Invece la questione internazionalizzazione da dove nasce? Nasce dalle nostre idee di successo, cioè, nel senso noi ci muoviamo sempre più verso l'estero, quindi per dire il mondo che è anche l'estero. Teatro fuori dal teatro, invece questa cosa appunto di usare gli spazi non convenzionali del teatro? Perché è una cosa molto interessante, ma perché lo fate? D'accordo, però di fatto poi diventa molto difficile. No, ma legato alla vostra esperienza, cioè perché lo fate, no? Cioè perché lo facciamo, però poi è molto complicato. Un po' per la gloria, cioè molto difficile poi trasformarlo in un'attività, in sostenerlo. Business. Sì. Va bene. D'accordo. Altro gruppo, a caso questo. Io mi chiamo Tony, faccio parte dell'associazione. Domande prima. Ah, ok. Come intercettare dei finanziamenti europei per sviluppare progetti nell'ambito sociale? Quindi RSSA anziani, disabili, casa per la vita. Va bene. Altra domanda? Sì, è sul come fare rete, quante reti e come entrare. Il teatro fuori dal teatro, se è possibile attivare all'interno di una comunità dei processi che dalla partecipazione attiva approdano la rigenerazione urbana di un luogo. Adesso diteci chi siete e perché siete arrivati a queste domande, a partire da quali esperienze avete pensato che queste domande vi potevano risolvere qualche cosa dei vostri, qualcuno dei vostri problemi. Io, per esempio, sono sempre Toni della Santa Pietra. Per fortuna. Io oltre a svolgere con Carlos delle attività di teatro musicale, di Pasqua come musicista e cantante, da un anno a questa parte ho presentato il mio piccolo progetto personale ad una cooperativa di Roma, che si chiama OSA, che gestisce diciamo 39, anche di sua proprietà, strutture residenziali per anziani e disabili a Mesagne. Ne ha costruita una con un centinaio di posti letto, casa Melissa per disabili e Villa Bianca, si rifà l'articolo 66 per anziani. Io ho presentato una sorta di progetto utilizzando il teatro, la musica, l'arte come una vera e propria forma di terapia da somministrare agli ospiti. È noto che chiaramente tanti dei risultati ci sono. A me hanno firmato un piccolo contratto a progetto, un'app che mi dà la possibilità di fare determinate ore lì e poi anche tanto volontariato. Però mi piacerebbe inserire all'interno di questo contesto tutto il nostro indotto, sia come compagnia, sia come rapporto umano. Chiaramente, cosa fare oltre ad avere un piccolo contratto l'app? Se alla cooperativa adesso possiamo trovare dei finanziamenti per sostenerla, forse il progetto diventa più qualcosa. Vieni più avanti perché sei nascosta praticamente ai tre quarti della sala dalla colonna. Mi chiamo Laura. È vero che non siamo in un gruppo, mi chiamo Laura e non faccio progetti europei da 12 mesi. Sto smettendo. Una domanda che facevo, vi considerate una start-up? Cioè, dite no. In giro, vi dite tra di voi, noi siamo una start-up? No. No. Non ci trovo. Io
Io sono Erika, sono un'attrice dei cantieri Tre di Coreia. E la domanda nasce dall'idea base del Teatro dei Gobi Fest, del festival che stiamo promuovendo, siamo in work in progress, sarà a fine luglio, perché l'anno scorso abbiamo fatto questa esperienza forte all'interno della comunità, insieme agli abitanti del quartiere, quest'idea forte di partecipazione attiva, e ci siamo resi conto di come un luogo cambia completamente quando i partecipanti fanno il teatro con noi, sono il teatro poi al teatro. Quindi l'idea che questo potesse diventare poi l'innesto per la rigenerazione urbana all'interno di un quartiere come Borgo Pace. Che... Allora, questo nasce anche dalla mia collaborazione esterna in un progetto, un ciclo quest'anno di Vincenzi Attivi, che è Reset Chiatona, che si occupa di rigenerazione urbana e partecipazione attiva della comunità. Quindi in realtà le due cose vanno in pari passo. Bene, altro lui. Siamo noi due, Fabio. Vabbè. In realtà tu non hai diritto di parlare, però... perché hai parlato con 6 minuti dei 7, quindi stiamo parlando di altri. Allora parla. E siamo in questi 7 minuti, siamo riusciti a esplorare solamente 2 domande, una un po' più generica, ma non un po' più specifica. Quella più generica era stata sollevata da Fabio, che tipo di si chiedeva. Dov'è il foglietto? Scappo subito, diciamo. Non per mancanza di rispetto con Fabio, ci mancherebbe. E quell'altra invece era un po' più specifica sull'audience, su come tutti quegli strumenti possono utilizzare per sviluppare l'audience. A che livello? Teatrale, tutti teatrale, i tipi? Teatrale. Bene, chi siete? Perché avete fatto queste domande? Io e lei eravamo più interessati alla domanda sull'ordine, lavoro per la Corea, per l'internazionale, quindi organizzazione estera, per il progetto europei, e uno insomma che vedendo gli ultimi anni di Europa Creativa e la nostra, c'è grande attenzione. Io sono Elena, il mio lavoro sono le traduzioni in inglese e francese tedesco, faccio un corso sulla lettera e piacerebbe che quello e la comunicazione diventa stare il mio lavoro. Con chi stai facendo un corso di audience development? Presso il CNIPA. Prego? Presso il CNIPA. Il CNIPA. No. C'è una ragione per la quale usare la parola audience, perché adesso c'è un banco, un pezzo del banco di creativo che si chiama audience development. Solo per questo, ma non è che tipo audience, ok. Magari avevo una giornata un po' diversa. Bisogna solo essere bravi a pronunciarlo, perché se no c'è audience development, non bisogna già pensare. No, audience, poi audience. Allora speriamo sarebbe promozione del pubblico, sarebbe solo che non, cioè, così non capisce nessuno che cosa significhi, nel senso che vuoi ampliare il pubblico, che cosa vuoi fare. Mentalmente sviluppato rispetto a quello che andrà a vedere, a quello che allo spettacolo di cui andrà, insomma, in italiano non c'è sviluppo del tubico, no, no, sviluppi del tubico. Va bene, quindi poi Fabio, dici anche tu, anche se sarei conosciuto da tutti, però. L'esigenza principale è che noi siamo una cooperativa che ha da poco 5 anni, quindi abbiamo un percorso alle spalle che non è lunghissimo, però cioè stiamo cercando di fare del nostro meglio per crescere, per dare quanta più stabilità possibile alla nostra struttura. Quindi sicuramente abbiamo notato che le risorse pubbliche degli enti locali non sono più sufficienti per garantire, come è stato per le precedenti generazioni, anche la sperimentazione, per esempio, di attività o la risposta a determinati progetti che ci vengono in mente di realizzare. Quindi bisogna cercare di avere, a mio modo di vedere,
vedere un approccio molto più ampio, che molto anche più dal punto di vista professionale anche preparato, per cercare di capire, individuare e poi saper sfruttare le varie occasioni che vengono date, in questo caso dalla comunità europea, che io vedo come punto di riferimento, però magari non è l'unica, non è la sola, è la principale, quindi la domanda era proprio rivolta in questo senso. Ultimo gruppo? Penultimo. Via. La domanda prima sì. Sì. Questa è sempre banale, però col passare del tempo ho visto passare tante cose, ma poi alla fine il problema è sempre lo stesso. Quali possono essere gli strumenti migliori per le iniziative fuori dello spazio teatrale, così diciamo che fuori da, possono coinvolgere gli interlocutori in modo attivo? Poi? Perfetta, quali possono essere i percorsi possibili per coinvolgere partenariati pubblici invece nella programmazione europea, quindi che possano essere interessati a partecipare, ad essere partner nella progettazione. Nella progettazione, non nella programmazione. Non nella programmazione, cioè non in quello che sta succedendo adesso e che dovrebbe succedere. No, 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 che terzo. Allora, la domanda è: quali sono i punti di forza per le preparatorie per essere considerati nell'ambito dell'attività fuori del teatro? Fuori del teatro. Va bene, anche la domanda è... si lega un po'. Sì. Siete e perché siete arrivati a queste domande? Perché le amministrazioni mi rincorrevano per quello che vendevo, era molto facile. Ma adesso devo ancora l'amministrazione, devo ancora capire come fare a non impattare. Ma vanno più veloci ogni volta. Vanno più veloci di te praticamente. Mi sa da qui. E da dove, che esperienza hai, Oliviero? L'ultima? No, no, diciamo, non credo che tutti ti conoscano, quindi magari far sapere a tutti con chi lavori, chi sei. Dopo gli anni passati a Milano ho fatto il fonico, ho fatto l'amministratore della compagnia, con le compagnie importanti, diciamo, Raggio di Modena aveva Paolo Rossi, piuttosto che Giovanni Giacomo, piuttosto che Ender, piuttosto che Raduzzanti. Poi contemporaneamente facevo anche il fonico con Frank Rame e Dario Po, dopodiché ho gestito Frank Rame e Dario Po per un po' di anni, dopodiché ho gestito il figlio di Jacopo Po, che ho portato in teatro, sono riuscito a portare in teatro quello che sto cercando di fare il contrario a Fabio, la regola di presentazione teatrale che è stata l'origine di quello che oggi Fabio fa, e che sono di Firenze, e avevano il problema contrario, loro volevano entrare in teatro, che era una cosa piuttosto ardita, perché molti hanno detto ma il teatro come situazione non c'entra assolutamente nulla, io sono riuscito invece a portare in teatri importanti d'Italia, e dopodiché ho deciso di tornare a Lecce, e ho cominciato un nuovo percorso, e adesso sono 5 anni che collaboro con l'associazione culturale Cina Studia. Sentiamo come va la Corea. Niente, mi chiamo Wesley, che sarebbe il nome più complicato secondo me.
insomma l'esperienza di grande livello, ho che contatto con i lavoratori teatrali qui alla Corea, sono stati conclusi un saggio finale, ho avuto un'altra esperienza tempo fa, un po' interrotta, niente, una minima esperienza a livello dell'animazione turistica, la organizzazione, tutto questo è abbastanza. La mia domanda è perché purtroppo esiste il fatto che anche se non sia responsabile dovrei accettare una fare un'insieme a un progetto, cioè dovrei prima vedere la sua esperienza, che io non posso dare i soldi a uno che non ha avuto esperienza, non ha, perché c'è un rischio, no? A questo punto mi metto io dall'altra parte. Come faccio a convincerlo in una maniera onesta? Diciamo che solo quell'assessore abruzzese è riuscito a fare scandalo con le mazzette del settore culturale. Poi dopo parliamo di quattro ceci e due fan, insomma, nel stesso settore. Bene, l'ultimo gruppo, questa volta è l'ultimo, sì. Allora, la prima domanda era quella più generale, che appunto un po' tutti abbiamo fatto, cioè quali sono quelle realtà o azioni dalle quali attingere direttamente per aiuti finanziari e economici? Per fare che? Appunto per la promozione e la realizzazione di spettacoli, perché in realtà ci sono tante idee, ci sono tante belle cose, siamo tante persone giovani che vogliamo fare tante di quelle cose, ma non riusciamo poi a metterci in rete, in circuiti e a realizzarle a causa della mancanza di finanziamento. Va bene, poi? Poi, se c'era una strategia o comunque un modo di approcciarsi al circuito internazionale per la promozione di spettacoli all'estero. Me lo chiedi subito così se ti posso dire sì o no. In realtà c'è degli esperti alle tue spalle. Bene, terza domanda. Ci sono luoghi di formazione varia per la gestione e l'organizzazione di attività culturali e artistiche? Okay. Sono d'accordo. Allora, chi siete e perché avete fatto queste domande? Allora, io sono Emanuela, mi occupo di organizzazione di eventi culturali e ho collaborato con diverse compagnie locali, anche come attrice e collaboratrice appunto nella gestione e promozione di spettacoli. Poi sono partita per un po', sono stata un anno a Firenze, un po' in America, ho visto diverse realtà, ho fatto anche l'artista di strada. Adesso sono tornata in patria e mi ritrovo comunque da sola, appunto come le dicevo prima, ci sono diverse realtà bellissime, diversi giovani con cui collaborare, però trovo difficoltà nel mettere in pratica le mie idee. Io sono Chiara, sono un'attrice, e ho lavorato dopo la mia formazione in una scuola di teatro fisico a Torino, ho cominciato a lavorare in teatro, in strada. Il teatro fisico è quello di Gugliasco? Quello no, un'altra cosa. E ho lavorato in strada per compagnie, insomma, sempre indipendenti, e anche in TV, ho avuto varie esperienze, adesso sono tornata qui, collaboro con Improvisat. E appunto la mia domanda era legata al fatto che lavorando soprattutto nel campo del teatro fisico quindi, e del visual, mi piacerebbe sapere appunto come promuovere uno spettacolo, i miei spettacoli anche all'estero, e qual è la strategia più adatta per quello. Non mi sento preparata ancora. Sono Marcella e dopo
chiamata in realtà era molto, cioè perché non vuoi smettere mai di studiare, adesso dopo aver studiato per fare direttore di palcoscenico vuoi studiare anche per fare il manager. Esatto, perché magari mi rendo conto che non tutti hanno fatto presente questa scelta, tutti avete bene o male avete avuto questo fuoco sacro da giovani, magari uno ha fatto altre esperienze volendo esperienze talmente diverse che proprio di quello che hai fatto prima non salvi niente per quello che puoi fare adesso. No, salverei, però va bene. Beh, insomma, abbiamo un giro di domande che sono anche abbastanza, alcune molto larghe, alcune molto molto specifiche. Secondo me alcune risposte, per esempio come questa della formazione, diciamo, possiamo raccontarla en passant come anche temi di riflessione su questo problema. Diciamo che c'è una buona fetta di domande che riguardano un po' il teatro fuori dal teatro, quindi appunto quello che può essere sia i problemi tecnici, formali, oppure i problemi legati ai finanziamenti, come dire, riassumere in un'unica esperienza, magari esperienze molto diverse che possono andare appunto da un lavoro che viene dal teatro ma che tocca altre competenze, comunque altro tipo di professionalità, come appunto quello della rigenerazione urbana e della partecipazione nell'ambito, diciamo, di processi di sviluppo urbano, e poi appunto tutto quello che può essere intorno a questa cosa, le competenze, gli elementi che possono far parte di questa esperienza. Poi c'è un po' di domande, appunto, riassumendo, quindi io non è che abbia delle risposte specifiche su questo, possiamo riflettere, diciamo, su quelli che sono alcuni elementi e poi proviamo anche a capire che cosa può essere in realtà, prendere ad esempio questa l'esperienza del lavoro fuori dal teatro come uno degli elementi, se vogliamo, di possibile direzione di sviluppo, visto che il sistema del teatro, appunto, così come tutti i sistemi, vive un tempo di crisi, quindi si vendono meno spettacoli nei teatri, una domanda può essere, ma un modello diverso, una modalità diversa di proporre il teatro, quindi in contesti diversi, con soggetti diversi, cosa che non è assolutamente nuova, insomma, in fondo il teatro per ragazzi non è altro che una risposta allo stesso problema, alla stessa domanda, una nuova generazione di operatori che in qualche modo non riconosce l'autorevolezza o l'esperienza che fino a quel momento era stata fatta di teatro nei teatri tradizionali e che, inventandosi un nuovo pubblico, in qualche maniera inventa anche un nuovo modo di fare teatro e anche un nuovo modo di concepire l'operatore teatrale, non più solamente come un attore, quindi una macchina che fa parte di un pezzo, una porzione di una macchina per lo spettacolo teatrale, ma un operatore in senso molto più ampio, perché appunto è colui anche che media tra l'esperienza del teatro e il nuovo pubblico, quindi inventa anche un modo per approcciare questo nuovo pubblico, per costruire il nuovo pubblico, quindi ci sono diverse domande dentro. Questo è il mio difetto di mettermi così. Allora, ci sono diverse domande che possono, diciamo, toccare esperienze che sono nate almeno 30 anni fa, 35 anni fa in Italia e che hanno attraversato il teatro, appunto, il teatro per ragazzi, poi tutto quello che possiamo definire come teatro sociale, per esempio, il teatro che si può esercitare nelle carceri o con i disabili o nelle aree a rischio, insomma, molto lavoro è stato fatto anche in passato in quelli che erano i quartieri a rischio, quindi con una valenza più di cerco di contribuire alla risoluzione di un problema e con una serie di problematiche legate a questo, cioè due mondi completamente diversi, quello, diciamo, educativo, quello dell'intervento sociale e il mondo del teatro che spesso, diciamo, pensava di poter salvare qualcuno attraverso la propria esperienza teatrale. Quindi ci è voluto molto tempo perché, per esempio, per far sì che un pensiero come quello di Armando Punzo affermasse che il problema di un artista all'interno di un carcere non è quello di salvare dei detenuti, ma è quello di costruire uno spazio di resistenza, quindi di un dialogo tra
di fare in modo che il lavoro con i detenuti avesse lo stesso valore dell'esperienza istituzionale e quindi diciamo riuscisse a imporre un modello di comportamento, un modello di regole che dialogasse con quello istituzionale, quindi con il mondo, con le regole del carcere, affinché questa cosa potesse avere una dignità di dialogo e non semplicemente appunto essere considerata come un'esperienza da accogliere, magari anche con una certa condiscendenza, perché comunque qualcuno riusciva a far divertire un pochino i detenuti, così come i disabili. Quindi questa, diciamo, negli ultimi 25 anni questa cosa ha generato un enorme dibattito sul problema che c'è, sulla distanza che ci può essere tra la domanda educativa, che spesso viene dalle istituzioni con le quali si lavora, si fa riferimento, e poi quella che può essere l'esperienza del teatro o comunque di altre forme come la musica all'interno di condizioni di lavoro che richiedono anche un atteggiamento di questo tipo. E quindi c'è arrivare diciamo alla rigenerazione urbana, arrivare diciamo a quello che può essere la partecipazione alla riflessione, anche alla proposta su come diciamo sulle condizioni di vita, sulle domande che i cittadini possono fare alle istituzioni o agli architetti e agli urbanisti affinché un certo quartiere diciamo non sia semplicemente, non trovi delle risposte individuali, personali come può esserci nell'esperienza educativa, ma trovi delle risposte, se volete, più istituzionali, diciamo apre un altro fronte di discussione, però secondo me alla fine possiede, diciamo, contiene le stesse domande di fondo, cioè come si mettono in relazione un sistema che porta delle esperienze e che deve in qualche maniera dialogare, acquisire, comprendere come funzionano gli ambiti nei quali comincia a esercitare la propria funzione, a pena di essere in qualche modo considerato un piccolo strumento marginale e non un elemento diciamo rilevante di quello che può essere il tema. In questo caso appunto l'intervento nei quartieri non a rischio con dei problemi, ma in quartieri più in generale che sono soggetti e che sono oggetto di appunto progetti invece di molto più ampi e più ambiziosi, ma anche con economie molto più significative all'interno in qualche modo. Per farvi un esempio, anche a Bari adesso si è discusso negli ultimi 2 anni di che cosa voleva dire fare un urban center. Io ho provato a discutere per 1 anno con l'assessore di riferimento, non sono neanche riuscito a far capire che cos'ero io come figura professionale, perché potevo dargli una mano sulla costruzione di un urban center, perché lui mi viveva come il comunicatore, cioè io avevo i pannelli che erano nati diciamo nel grande progetto strategico della città di Bari, dove si diceva lì vogliamo fare l'acquario, in quest'altro posto vogliamo fare il centro delle culture, eccetera, eccetera, e lui pensava che mi dava questi cartelli e io trovavo un modo per farli vedere alle persone in qualche maniera. Quindi diciamo un livello diciamo di domanda molto basso, se volete. Quindi il problema però io lo consideravo mio, nel senso non suo in quel caso, nel senso che io pensavo che non riuscivo a fare in modo di che lui capisse quale poteva essere il potere, che un modo di vedere il rapporto tra le persone, i cittadini, i luoghi, gli eventi, le attività, il coinvolgimento di altri soggetti potesse portare, il beneficio che potesse portare diciamo, a un percorso come quello. Di fatto oggi il Comune di Bari ha una piccola risorsa per fare diciamo, l'ascolto della cittadinanza, quindi diciamo, in piccolo quelle che è l'idea dell'Urban Center, di fatto stanno cercando di selezionare 2 psicologi per fare, che ne so, autoaiuto, ascolto, immagino, non so, che faranno dei gruppi di lavoro, poi faranno delle schede, diranno nel quartiere, nel condominio X, nel quartiere Y, hanno detto che vogliono più acqua, vogliono così, insomma, i risultati saranno un po' questi. Quindi, ancora una volta, il problema vero è che noi abbiamo un deficit di conoscenza dei sistemi nei quali andiamo a lavorare, però molto spesso, come in questo caso, andiamo a lavorare con dei sistemi dove chi gestisce la cosa pubblica ha un deficit ancora maggiore, superiore al nostro, di conoscenza di quello che potrebbe essere importante e utile. Questo diciamo lavorando solo a livello della buona fede, cioè con persone che non hanno altri interessi, ma semplicemente il loro livello di studio, di conoscenza di un problema è questo, diciamo, è molto superficiale. Quindi il tema è molto complesso. Potrebbe anche essere diciamo, ragionato in termini più ampi che non semplicemente sulla rigenerazione urbana, però appunto poi ci sono tutta una serie di questioni che sono legate proprio al teatro all'aperto, che si collegano magari a un'idea di site specific, quindi alla valorizzazione di un luogo, di uno spazio, quindi diciamo non tanto una valenza educativa, se volete socio-educativa, quanto piuttosto una valenza socio-economica in qualche modo.
E su questo, insomma, appunto, diciamo che le domande esistono perché esiste anche un'operazione, un progetto di Correia che non nasce oggi, ma Franco, i primi saranno stati fatti 15 anni fa. Ti ricordi, discutevamo con l'ETI nel progetto sud dell'ETI circa 15 anni fa di progetti, cioè di meccanismi come questo. Quindi, però se siamo ancora a parlarne vuol dire che forse ancora qualcosa non abbiamo trovato in qualche maniera. Forse probabilmente il problema è proprio del rapporto con le amministrazioni locali o forse con le imprese private. Questo potrebbe essere un ragionare, diciamo, di questo. Internazionalizzazione. Sicuramente ne possiamo parlare. Così come possiamo capire che cosa serve per passare, per fare impresa in qualche modo, o come costruire sistemi di cooperazione per poter condividere meccanismi di lavoro, funzioni di lavoro, oppure luoghi di lavoro. L'educazione del pubblico, audience development, è un tema molto specifico, cioè io penso che è una cosa che potremmo, sulla quale potremmo riflettere come esempio di temi più ampi, anche se è un tema importante. Vediamo, perché non abbiamo molto tempo, quindi... Sì, può rientrare anche nella logica del vero, può rientrare nella logica del teatro fuori dal teatro. Il problema vero, infatti io alcune diapositive ce le ho in questo senso, sapete che appunto tutti i dati sul consumo culturale in Italia dicono, per esempio questo Eurobarometro dell'anno scorso, del 2013, dicono che appunto l'Italia non solo è al 25esimo posto, 24esimo posto fra i paesi europei come percentuale di persone rispetto alla popolazione generale che di fatto accedono alla cultura, e non parliamo solo del teatro, parliamo anche del cinema, dei giornali, dei musei, dei beni culturali, della musica, parliamo di quasi tutti i settori. Siamo sotto, e siamo molto sotto, il resto della popolazione europea. Al sud siamo un po' più della metà della media nazionale, quindi da noi, diciamo, abbiamo mediamente un ottavo, un nono del pubblico che normalmente esiste potenzialmente nei paesi nord europei. Quindi se su, adesso non ricordo tutti i numeri, però appunto qui al sud siamo su 5, 4, 5 di media, in Italia siamo su 8, 9 di media, al nord Europa siamo sui 22, 23 mediamente. La cosa che deprime e che quindi, diciamo, fa volgere l'idea a favore dell'idea di ragionare su questo tema dell'audience development è che un'altra ricerca, no, sempre l'Eurobarometro, ha fatto un'altra domanda a questi cittadini europei e ha detto: per quale motivo non accedete alla cultura? Cioè, per quale motivo tu dici che vai poco a teatro, non leggi, per quale motivo? E c'è stata tutta una serie di casistiche. Uno può immaginare, beh, una motivazione importante può essere la mancanza di tempo e la mancanza di soldi. Pensate che l'Italia è al secondo posto per la risposta non sono interessato, con il 51% delle risposte. Cioè un italiano su due che non frequenta la cultura in generale non gliene può fregare di meno. Quindi abbiamo un problema doppio, cioè non solo abbiamo un gap da recuperare rispetto a una quantità di un pubblico potenziale, ma in più lavoriamo su un bacino potenzialmente molto più basso di quello degli altri paesi europei. Cioè non c'è nessuno che arriva a 51, alcuni tipo la Grecia stanno al 44, 45, la Romania stiamo al 47, 48, ma gli altri paesi normalmente siamo sul 30, 32, ce l'ho il dato dopo, possiamo velocemente guardarlo. Cioè fa impressione l'idea che tu potenzialmente ogni due cittadini italiani, uno dice vabbè con te non parlo, provo intanto a convincere te, perché tanto tu sei già che non ti interessa. Negli altri paesi questo già non succede, cioè su tre fai uno via e ce ne ho due da convincere, in Italia su due ce ne hai uno che puoi convincere. Quindi il problema vero non è soltanto, diciamo, il tema delle tecniche, dei modelli di audience development, diventa un problema sistemico in qualche modo, un po' più ampio, che prescinde semplicemente dal lavoro e dall'esperienza di una singola realtà, di un singolo operatore addirittura, e diventa un problema appunto molto più ampio. È un problema comunque europeo, tant'è che appunto una sezione di Creative Europe è collegata appunto all'audience development, cioè ci possono una specifica azione che è prevista da Creative Europe è destinata a costruire progetti, programmazioni, sperimentazioni
che vadano a incidere sul tema dell'audience development. Quindi questo vuol dire che appunto comunque sia viene vissuto come un problema a livello europeo, in Italia è un problema di... Questo spiega perché abbiamo tante sagre in Italia. Tante? Sagre in Italia. Le sagre, poi sì, ma sai che secondo me neanche... Prima nella discussione c'è un elemento importante, secondo me, che oltre appunto a questa questione delle tecniche di quello che più preme è capire come incuriosire, cioè come poi uno può scegliere di che gli piace, che non gli piace, scegliere di continuare a fare una cosa, di non farla più, però il problema fondamentale è come suscitare un interesse che poi si può sviluppare. Sì, solo che c'è una cosa che non condivido in quello che dici, non ci sono delle tecniche. Il problema delle tecniche nasce nel momento in cui esiste una, si manifesta un problema e una struttura di formazione che comincia a vendere dei percorsi formativi, a volte senza averne neanche l'esperienza. Però appunto siccome è un tema, due o tre società pugliesi, due università italiane di colpo decidono che siccome il management dello spettacolo non funziona più, questo per ragionare sul tema della formazione, da adesso con gli stessi docenti, con gli stessi materie, con gli stessi contenuti, magari cambio invece di ricco, metto ungaro, perché ungaro ha più esperienza nell'aver fatto lavoro sul pubblico, e quindi invece di fare 12 ore di ricco fate 12 ore di ungaro. Questa cosa qui si trasforma come per magia in un master o in un corso di perfezionamento in audience development. Io non credo che ci siano delle tecniche, secondo me le soluzioni sono altre. Credo che sia profondamente sbagliato mettere in piedi un corso di tecniche di audience development, perché comunque come dire, l'audience development è un tipo di processi che nascono dall'utilizzo di strumenti infiniti, molteplici, tutti quelli di cui tu hai a disposizione, con la definizione più chiara di quelli che sono i tuoi obiettivi. Quindi mescolando quello che può essere i termini del marketing o della comunicazione con quella che può essere l'esperienza dell'animazione sociale, dell'animazione educativa, dell'animazione teatrale, della costruzione di percorsi di dialogo e di supporto, diciamo, a quella che poi è il proprio contenuto. E la capacità di riuscire ad articolare degli elementi come questi, quindi una capacità strategica, è l'insieme degli elementi e il tipo di rapporto che io creo, non tanto il fatto che mi compro un librettino e scopro che per fare bene l'audience development al teatro devo andare in una classe e devo cominciare a fare delle cose per bambini. Non è quello il problema. Il problema vero è che un tema come questo, che ha delle ricadute così potenti, appunto, ribadisco, 24esimo posto in Europa per lo sviluppo del pubblico, ha bisogno di una strategia molto più ampia e significativa, che difficilmente, secondo me, si esaurisce nella funzione e nel lavoro di una singola struttura. A volte le strutture hanno delle buone idee e possono essere considerate buone prassi, cioè posso andare a cercare di capire che cosa hanno fatto e come posso sfruttare quell'esperienza per ripeterla nella mia realtà, nelle mie condizioni, provando a fare in modo che funzioni anche nella mia realtà. Però ancora non sono state, cioè non c'è ancora un livello di strategia, non c'è ancora un livello più significativo di incisività. La stessa cosa vale con il rapporto con le amministrazioni locali, vale con anche con la possibilità, per esempio, per un festival come quello fortemente site specific, non so se posso usare questo termine, comunque fortemente legato ai luoghi, fortemente legato a quello che appunto si può chiamare territorio, trova nell'approcciare appunto l'amministrazione così come le imprese private. Il problema è non risolvibile solo a livello di strategia o di capacità del singolo soggetto, come appunto il teatro dei luoghi trova dei possibili partner. Il problema, secondo me, è di un grado più importante, cioè non è più possibile, nessun imprenditore o poche amministrazioni hanno, diciamo, interesse a qualche cosa che non capiscono e del quale, con il quale, che non capiscono neanche che risultato gli possa portare. In questo caso il problema si chiama a un altro nome, cioè anzi due, cioè si chiama riconoscimento sociale, oppure come lo chiama il Formez dentro le nuove programmazioni, massa critica,
Cioè è una domanda che deve provenire da, da un numero importante di elementi, di soggetti, che si sono anche capaci, che sono anche capaci di parlarsi, per poter fare in modo che la dimensione aumenti la capacità di, come dire, di ascolto e generi un cortocircuito con quei soggetti che fino ad oggi non hanno né l'interesse né il linguaggio per poter parlare con noi. Allora, se vogliamo, come dire, ricucendo quello che diceva, c'è un interesse in una logica come quella del distretto. Secondo me, per esempio, questa dovrebbe essere una delle logiche che sono legate alla composizione di un'aggregazione di soggetti, quale può essere il distretto. Cioè, fa essere un numero sufficiente di soggetti che ambiscono ad aprire relazioni con pubblica amministrazione o con le imprese private, perché, ma anche per esempio con le istituzioni del sociale a un altro livello che non la scuola che ci affida un progetto o quella volta in cui magari un comune ci affida una porzione di progetto di una generazione urbana. Però non arriviamo mai a un livello interlocutorio significativo. Il problema del livello interlocutorio significativo è un problema che non riguarda i singoli soggetti, ma è un problema che riguarda un insieme di soggetti. Se pensate che già nelle organizzazioni datoriali, che in genere sono quelle che di fatto fanno fronte con le programmazioni regionali rispetto a portare delle istanze, le più importanti organizzazioni datoriali, per esempio in Puglia, come Confindustria, Confartigianato, hanno delle enormi difficoltà a interagire con la regione che in questo momento sta facendo la programmazione dei prossimi fondi 2014-2020. Figuratevi se uno di noi può andare a parlare con quelli, ma figuratevi forse anche se tutto il settore teatro potesse mettersi insieme e dire: bene, tutto il settore teatro adesso alza il dito e dice: vorrei parlare un attimo con chi sta facendo la programmazione dei fondi. Quindi ci sono dei problemi che sono già imponenti a livello di aggregazione, e il fatto che noi siamo, come dire, meno capaci degli altri di aggregarci ci mette in una condizione ancora più penalizzante. Quindi molte risposte a quello che voi dite purtroppo non sono nell'atteggiamento individuale. Oggi come oggi molte risposte stanno nella capacità di costruire un sistema di relazioni orizzontali, cioè fra pari, e verticali, cioè con altre organizzazioni, datoriali, università, con le quali possiamo costruire un fronte comune. Questo è un problema fondamentale, cioè chi lo fa lo sa bene, insomma, come funziona. Anche con questi soggetti parliamo lingue diverse, ci sono forti interessi che ci rendono differenti, però è anche vero che un atteggiamento fortemente individualista, cioè io faccio una cosa che non fa nessun altro a fianco a me e quindi io posso parlare di quello che voglio fare, viene proprio dal nostro modello di pensiero, cioè quello più artistico, se volete. Difficile immaginare che quello che faccio io possa essere messo a confronto con quello che fa qualcun altro, possa trovare delle relazioni fra altri soggetti. Allora, giusto per esaurire questo tema, così come se fosse una delle risposte possibili, difficile trovare delle risposte operative nei fondi in alcuni casi. Il problema vero è riuscire a incidere sulle politiche o a incidere, appunto, come dicevo prima, come idea di riconoscimento sociale, cioè essere aggregati e far sentire la propria voce, le proprie idee, le proprie strategie a un livello talmente compatto di aggregazione di soggetti che pian piano alcune altre, diciamo, categorie, come per esempio quelle degli imprenditori del turismo o degli imprenditori dell'enogastronomia, pensate alle cantine, agli oleifici, cioè sono gente che macina soldi anche quella. Insomma, è un sistema attivo quello, non è quello, è quello che può, diciamo, che guida l'export pugliese insieme alla farmaceutica, all'aerospazio. Quindi diciamo dei soggetti imprenditoriali privati a cui i nostri sistemi si possono rivolgere esistono, ma non abbiamo, non solo non abbiamo la stessa, non parliamo la stessa lingua, ma in più noi non siamo nessuno. Allora, questo non per dire guardate, è meglio smettere. Per sostenere l'idea che ci sono, diciamo, un processo importante di cambiamento a questo livello è fatto anche di rinuncia delle cose e di aggregazione e di costruzione, diciamo, di un sistema anche operativo di intervento sulla cosa pubblica, sui sistemi privati, perché a un certo punto questa dimensione possa davvero avere una sua opportunità. E su questo è difficile trovare, se no, appunto, delle piccole soluzioni su dei piccoli progetti si trovano. A volte facciamo dei bei progetti
ma che non riescono poi a essere replicati, che non hanno appunto anche proprio con Teatro dei Luoghi. Correia l'ha fatto per alcuni anni, poi ha dovuto smettere, poi l'ha ripreso per alcuni anni, cioè c'è bisogno di un fortissimo, no, mi confermate, di un fortissimo investimento cioè dell'impresa e anche strategico, cioè della serie, anche se quest'anno ho solo 15.000 euro, tutto quello che faccio lo metto per far vedere che questo Teatro dei Luoghi esiste ancora. Allora, perché? Perché quest'anno non lo fermo, perché nella speranza che l'anno prossimo magari mi ritorna un'economia maggiore. Allora, questo modello di resistenza, per esempio, è una soluzione, diciamo, è praticata quando uno decide, ha una direzione precisa, ben chiara, e decide che quella è una cosa importante e la persegue anche quando non ci sono delle economie. La persegue perché comunque vuole che una parola d'ordine, un'etichetta, quindi il proprio progetto di teatro sociale, il proprio progetto di rigenerazione urbana, non sia episodico, non sia una meteora, siccome ho avuto 25.000 euro dal comune adesso faccio un bel progetto di rigenerazione urbana. L'anno prossimo non ci sono più soldi, non c'è più la rigenerazione urbana. Noi siamo abituati, allora la strategia di impresa in questo caso ti chiede di fare delle scelte. Cioè ti dice, beh, non è che se quest'anno ci sono 25.000 euro per la rigenerazione urbana e l'anno prossimo 25.000 euro per la valorizzazione dell'olio d'oliva, io ogni anno faccio solo questa operazione di inseguire un po' quello che è il mercato. Io devo fare anche delle scelte e presidiare dei luoghi, perché le economie arrivano anche sulla base delle relazioni, sulla base della capacità di mettere quel piccolo tassello in più in una logica di visibilità esterna, nella capacità di difendere una posizione e di costruirsi nell'ambito di quella posizione di difesa relazioni a tutti i livelli possibili, con degli stakeholder o dei partner, quindi ribadisco, università, gli studi di architettura nel caso della rigenerazione urbana, altro invece nel caso del sociale o del teatro per ragazzi, ma che ci permettono di far vedere che io ho quella specificità. Invece questa è una tipica strategia di impresa e questa difficoltà per noi di avere una strategia di impresa è legata al nostro deficit di capacità manageriale spesso. Cioè io piuttosto ovviamente sono un po' costretto a inseguire i soldi piuttosto che dire intanto faccio anche quello, però due cose che io sulle quali voglio costruire le devo tenere ferme a costo anche di avere budget zero. Quest'anno faccio solo un incontro fatto con noi, però c'è scritto rigenerazione urbana e lo devo tenere, devo mantenere la posizione. Allora, questo è un modello strategico di impresa, cioè che prescinde anche, diciamo, dal sistema della rete. Non si può inseguire non si può solo inseguire il denaro. A volte però noi abbiamo il problema opposto, talmente ci incapponiamo in un progetto da 25.000 euro X, non voglio sapere di rigenerazione urbana, se non sembra che ce l'abbia con te, sociale per esempio, che noi ci abbiamo in mano questa carta e la portiamo dappertutto e dopo due anni siamo ancora in mano con questa carta e non siamo riusciti ancora una volta a trovare una soluzione. Anche questo è un atteggiamento sbagliato. Le cose cambiano. Se un progetto non funziona è perché forse è bello per noi ma non parla per bene al resto delle persone. Il progetto non è una bella idea, non è un figlio. Il progetto è un'esigenza che può avere uno sguardo strategico, cioè essere un pezzo di un percorso più ampio, o è un fabbisogno di quel momento, di quella struttura, che può essere anche figlio di un desiderio, cioè un'idea artistica che vuole trovare uno spazio. Ma risponde anche a delle questioni più importanti, altrettanto importanti, che sono quella dell'economia e quella della strategia delle relazioni con il territorio. Cioè io faccio delle cose anche perché sto in un territorio e penso che con quello che sto facendo sto dando delle risposte a quello che leggo. Molto spesso il nostro problema è che ci inventiamo delle cose molto carine e poi stiamo lì a cincischiare, a chiederci per quale motivo questa cosa molto carina non la vuole nessuno. E bisogna avere il coraggio di dire è un figlio che non nasce questo. E il primo problema è pensare questo, di dire proprio così, cioè quello non è un figlio, non è un pezzo di noi che ci appartiene talmente tanto che lo vogliamo sviluppare a tutti i costi. Quindi diciamo che ci sono dei problemi di strategia d'impresa nei nostri sistemi culturali.
ci sono dei problemi di formazione, è vero, cioè ci sono dei master in management dello spettacolo sempre un po' più in declino, però non è che c'è un vero sistema formativo, purtroppo ancora una volta nei nostri sistemi ci sono dei problemi legati proprio alla formazione, cioè alla discrepanza enorme che c'è fra la formazione e il lavoro. Ma non siamo gli unici, cioè io ho lavorato per esempio con alcune società di informatica, anche quelle società hanno lo stesso problema, solo che loro si fanno dei conti, cioè loro dicono io vado a prendere uno studente di informatica, lo metto a lavorare su un progetto, sul mio progetto di software, io devo impiegare 6 mesi prima che questa persona impari a lavorare, quindi loro sanno che 6 mesi o sono pagati da qualcun altro o cerco di farlo lavorare gratis senza pagarlo, oppure gli do quello che trovo una soluzione per fare in modo che ai 6 mesi lui cominci a produrre e quei 6 mesi che io ho sprecato, impegnato, impiegato, li possiamo chiamare come vogliamo, per formarlo non mi sono costati troppo. Poi c'è un turnover, c'è il problema di ha imparato, poi siccome ha imparato poi me ne vado a lavorare da un'altra parte, quindi tu hai anche sprecato i 6 mesi. Cioè ci sono molti problemi, però da noi l'apprendistato è ancora quello che diciamo va per la maggiore in qualche modo. E l'apprendistato è, diciamo, risolve il problema al 50%, perché l'apprendistato vuol dire anche ripetere gli stessi errori dei nostri datori di lavoro. In qualche modo, cioè c'è bisogno di il ricambio generazionale, serve proprio per questo, in qualche modo, cioè serve perché qualcosa di nuovo arrivi da qualche parte. E laddove il ricambio non esiste, perché chi arriva viene completamente formato da chi c'era, questa cosa è molto meno praticabile. Se ci fosse almeno una sana divisione, insomma, chi arriva da alcuni master come Bocconi, Cattolica, insomma, qualcosa di nuovo la porta, però è un problema che non abbiamo ancora risolto nel nostro settore, cioè non l'abbiamo proprio mai neanche affrontato. Molto interessante sarebbe per i nostri settori affrontare il problema della formazione continua, cioè cominciare a lavorare e poi ottenere attraverso i voucher formativi, attraverso delle possibilità di percorsi di formazione o degli stage in Italia, all'estero, diciamo acquisire una competenza. Allora, delle possibilità ci sono, per esempio, cioè Erasmus adesso nell'enorme programma di cui non so dirvi moltissimo perché io conoscevo quelli vecchi, appunto Grundvig eccetera, di fatto sono dei meccanismi che noi del settore teatro, cultura, spettacolo non riusciamo ad aggredire più di tanto, perché diciamo ci portano delle soluzioni non legate ad dell'economia per fare i progetti che vogliamo fare, ma ci portano delle risorse per migliorare e qualificare le persone che lavorano con noi. Quindi diciamo che io per primo, se fossi dirigente di una struttura, tra scegliere se andare a studiare Grundvig o comunque il nuovo Erasmus e andare a studiarmi Creative Europe, evidentemente vado a studiare prima Creative Europe, poi se avanza tempo studio l'altro. Allora forse sono i singoli soggetti che devono cominciare, cioè quelli che hanno meno chance che forse devono provare a capire come funzionano, perché forse hanno un po' più di tempo e che quindi, come dire, portano una competenza interessante invece a strutture che hanno meno tempo per lavorare, per elaborarle, e forse si può trovare una soluzione lì, cioè dei gruppi di lavoro, appunto, Correia non ce la fa a studiare una cosa del genere, bene, però se c'è un gruppo di lavoro esterno che è interessato a fare esperienze di stage, esperienze di scambio e cose così, si mette, studia Erasmus, non è complicato, e poi si può negoziare con Correia o con un'altra struttura, e di scrivere un progetto e di chiedere alla struttura appunto di essere capofila, quindi poi trasferire diciamo un'opportunità, una risorsa a una struttura di riferimento, e questo può portare dei risultati. In più alcuni passaggi di Erasmus sono assolutamente individuali, cioè alcune forme di scambio a livello di posti di lavoro possono essere fatte anche con soggetti che appunto non hanno effettivamente una struttura di riferimento. Quindi non è che possono solo scambi fra strutture diciamo di lavoro, quelli esistono, si fanno stage, scambi fra dipendenti di imprese. Il secondo problema vero appunto era in questa domanda, ma come faccio a passare da associazione a impresa, è che in Italia abbiamo una situazione fortemente anomala. Non solo, diciamo, da un lato la cultura, lo spettacolo si esprime molto di più in forma associativa, di non onus, ma comunque non profit,
ma dalla parte delle istituzioni un'associazione con una partita IVA iscritta alla Camera di Commercio, perché è possibile, per me è un'impresa, se ha un certo budget e un po' di dipendenti. In Italia, per esempio, per i fondi europei dello sviluppo economico questo non è possibile. O sei impresa, cooperativa, SRL, oppure non puoi fare questa operazione. Allora, aver diviso, diciamo, il sistema in questa maniera così netta, in realtà impedisce anche a chi è impresa di fare massa critica. Cioè ci sono troppo poche imprese e quindi non sono visibili. Se ci fosse una porticina un pochino più aperta, saremmo un po' di più e si potrebbe provare a fare, diciamo, un po' più di lobbying su certi problemi, su certe questioni. Questo lo dico proprio perché, per esempio, uno dei problemi importanti di questa nuova programmazione, l'Italia ha provato a introdurre il tema del non profit fra i soggetti ammissibili a alcune forme di finanziamento, anche legate appunto all'innovazione tecnologica, diciamo, questi settori della programmazione prossima 14-20 che sono portanti, diciamo, per la logica europea. Però è l'Italia che ha provato a introdurre queste cose, poi dopo, per esempio, la Regione Puglia da un mese e mezzo ha scritto un documento che si chiama S3, che è Smart Specialization Strategy, cioè come possiamo costruire dei percorsi di miglioramento e di qualificazione delle strategie sull'innovazione non solo tecnologica, sul tema dell'innovazione, che non vuol dire solo tecnologia, e come poi trovare degli strumenti applicativi. Fondamentalmente quel documento, adesso vedremo il nuovo documento che dovrebbe essere messo online, insomma comunque pubblicato fra 15 giorni, ma questo vecchio documento di fatto parla solo di tecnologia, parla solo di sistemi di impresa, quindi diciamo esclude a priori un settore, un sistema. Però poi parla di industrie creative in qualche modo. Allora, delle due l'una, cioè se, che ne so, faccio un esempio solo, l'internazionalizzazione ha dei cospicui finanziamenti della Regione Puglia. La regola per concedere questi finanziamenti è che non ci sia un solo soggetto che li chieda, ma che ci sia un gruppo di soggetti, no? Abbiamo provato a chiederli anche come distretto. Le risposte sono 10 imprese che si manifestano. Non è facile trovare 10 imprese cooperative del settore teatrale che si mettono insieme e si vogliono candidare, ma non è neanche facile trovarle 10 imprese. Allora c'è un problema alla partenza, cioè o io poi vado, diciamo, convinco chi fa la prossima programmazione che bastano 5, bastano 3, o trovo un meccanismo diverso. Per esempio c'è un bando che riguarda i consorzi di queste imprese, quindi non solo devi essere impresa, ma devi anche costituire, diciamo, dei soggetti di secondo livello. Non ne abbiamo mai fatti, diciamo, al sud Italia di questi soggetti nel settore dello spettacolo e della cultura. Quindi, come dire, questo per darvi l'idea che c'è proprio un problema di filosofie al fondo che ci divide. Allora, la soluzione di questa cosa non la puoi trovare semplicemente in un'interlocuzione diretta. Dovrebbe poter passare tra un gruppo di soggetti che forzano e che cercano di spingere perché cambino alcune cose in qualche maniera, e su questo noi siamo ancora deboli. È debole anche il distretto su questo, è debole il distretto, sono deboli i singoli settori del distretto, cioè non ce la facciamo a fare queste operazioni. E io ho scritto, diciamo, il commento del distretto a questo documento in cui attestavo il fatto che bisogna assolutamente considerare l'innovazione dei contenuti altrettanto a livello, come dire, fondamentale, basico, quanto l'innovazione tecnologica, perché per loro, diciamo, il sistema era innovo la tecnologia e i contenuti arrivano dietro, cioè il sistema, le industrie creative sono un sistema importante di crescita del territorio, ma per far crescere le industrie creative la soluzione proposta su quel documento era lavoro sulla tecnologia. La tecnologia crea i presupposti per condividere e per diffondere, diciamo, i contenuti, e quindi in questo caso in automatico i contenuti crescono. Ora, voi che avete esperienza di università, di percorsi formativi, ditemi voi se questo è un processo automatico, ma non esiste proprio. Però la Regione non pensa, nonostante ci sia questo documento di Oslo scritto dalla Commissione, appunto da un gruppo della Commissione europea, che dice che l'innovazione non è soltanto innovazione tecnologica, non è solamente innovazione di prodotto, è innovazione di processo, come lo costruisco,
ma è anche innovazione di comunicazione, come comunico quello che sto cambiando, è anche innovazione di marketing, come trovo che quello che sto cambiando può trovare spazi di economia sul mercato. Quindi a livello, diciamo, teorico, a livello comunitario, che è quello che, diciamo, dovrebbe infondere di contenuti un documento come quello di cui vi sto parlando, c'è già la teoria di fondo che dice: che vuoi fare? Solo tecnologia che si evolve, solo sostegno alla tecnologia che si evolve, stai già sbagliando, perché c'è un documento europeo che dice che non è solo quello che devi prendere in considerazione. Adesso vediamo, cioè, quello è un documento che è arrivato, in cui chiedeva, diciamo, che se dovessimo immaginare degli spazi di ricerca, chi faceva, diciamo, chi portava i contenuti avesse lo stesso diritto di entrare dentro dei progetti di ricerca e dei progetti di sperimentazione per produrre nuove idee che non erano solo nuova tecnologia, ma anche migliorare i contenuti di quello che offriamo. Non è detto che questa cosa passi, non è detto che questa, cioè, semplicemente una cosa così venga accettata. Però, cioè, questo la dice lunga sul fatto che la cosa più dura sono le istituzioni che continuano a costruire le cose sempre nello stesso modo. Adesso, per aprire una parentesi, se state sentendo quello che si sta dicendo in questi giorni sul tema degli appalti, il contenuto è sempre lo stesso. La pubblica amministrazione, sulla base di regole barocche, ha imparato a non prendersi nessuna responsabilità e quindi continua a fare esattamente le stesse cose, sapendo che generano quantità gigantesche di malaffare, chiamiamolo così, ma non hanno nessun problema perché questo succeda, perché tanto loro non hanno una responsabilità. Quindi, se uno vuole cambiare, io ho sentito tutto l'intervento di Cantone ieri mattina alla commissione sui lavori pubblici, mi diceva questo, cioè, se non si cambia il meccanismo e si dà più responsabilità a chi è stato invitato esplicitamente a non prendersela, non ci sarà mai un cambiamento, perché gli appalti non possono essere inventati e cuciti su misura così, non si può fare come quello dell'urbanistica del comune di Bari, che non sa niente della partecipazione urbana e quindi pensa che il meglio che può fare è trovare due psicologi, perché così lei non si sbaglia. Ma come, hanno fatto schifo? Ma qui ci sono due psicologi, chi è che può dire che ha sbagliato a fare il bando? Nessuno. Invece il problema è proprio quello, è stato un bando scritto male, sbagliato, perché tu non ne sai niente e non ti sei preso la responsabilità di trovare un terzo che ti suggerisse una soluzione. E da questo punto di vista è esattamente la stessa cosa. Nessuno parla a chi scrive, diciamo, i PO, cioè i programmi operativi della Regione Puglia e di tutte le altre regioni, per far sì che a livello regionale si possa trovare alcuni meccanismi che leggermente spostati, non dico cambiati radicalmente, ma leggermente spostati, possano portare alcuni benefici o alcune altre opportunità e prospettive. Su questo il dibattito è aperto, cioè adesso scade, a metà luglio deve essere finita la proposta, cioè di scrivere, la Regione deve aver finito di scrivere la proposta dei PO. Quindi in qualche modo verranno mandati alla Commissione Europea, il PIO, scusate, uno solo, verrà mandato alla Commissione Europea e questo riceverà 250, 300, 500 osservazioni, lo recupereranno, lo riscriveranno, risolveranno alcune osservazioni, poi dopodiché sarà il nostro documento di spesa per i prossimi 7-9 anni, appunto. Sentire il direttore di area dei saperi e dei talenti, Francesco Palumbo, lui dice l'effetto di questi fondi arriverà fino al 2022, oggi siamo nel 2014, quindi sono 9 anni di possibili fondi comunitari per questa regione. Allora, questo così, per darvi un'idea di quanto è complicato, risposte a queste cose esistono solamente se oggi siamo in grado di veramente trovare quei meccanismi di connessione, i meccanismi di cooperazione, i meccanismi di fare fronte rispetto ad alcuni temi, però poi anche la forza e l'energia per poter scrivere le cose, per poterle conquistare in qualche modo. Una lettura che non so se consigliare veramente, però a me ha molto illuminato, ho sentito un anno fa alla radio che presentavano questo libro e poi siamo riusciti, diciamo, è successo che abbia vinto una gara per poter lanciare una ricerca sul territorio pugliese sulle industrie creative, è questo signore che si chiama Aldo Bonomi, che è un sociologo. Il suo ultimo libro si chiama Il capitalismo in trattino finito.
Cioè lui per 12 anni ha studiato soprattutto i sistemi economici non creativi, nord-est, milanese, Lombardia, Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, e ha, teorizzato quest'idea del microcapitalismo, che poi se lo definito turbo microcapitalismo, cioè un sistema totalmente scollegato, che però viveva tutto in uno stesso territorio, quindi era unita dall'appartenenza territoriale, però di microimprese evolutissime, cioè gente nel nord-est appunto che faceva sedie, che vendeva in tutto il mondo, però magari faceva solo 2000 di altissimo design, pagate moltissimo, vendute appunto in tutto il mondo. Sistemi che quindi potevano sopravvivere anche in maniera isolata, perché con 2, 7, 12, 15 dipendenti e l'imprenditore cosiddetto artigiano. Questo sistema, che è quello che ha retto diciamo l'Italia in questi ultimi 15 anni, di fatto con l'ultima crisi è praticamente quasi ridotto in cenere. Cioè, il problema vero è che quando c'è denaro circolante e non ci sono problemi di tipo finanziario, reperimento di fondi, di risorse, non devi fare la turbo ricerca, cioè non devi essere che prima bastava proporre un prodotto sul mercato ogni 6 mesi, invece con questa, con la crisi devi trovare dei prodotti ogni mese che vendano, quindi devi essere più rapido anche a produrre le idee. Allora, nel tempo di pace questo sistema funziona, in tempo di guerra questo sistema è morto. E lui, per me è stato molto illuminante capire che comunque non è un problema, cioè noi diciamo, ma noi del teatro, noi dello spettacolo dal vivo, noi che facciamo cultura siamo tutti divisi, siamo tutti separati. Possiamo dire che non siamo da soli ad avere questo problema, cioè è il sistema economico nazionale che ha questo problema. Noi semplicemente lo replichiamo a modo nostro, lo interpretiamo a modo nostro, però è un problema nazionale. La cosa che mi sembrava molto interessante dalla lettura in questo libro era ovviamente, per esempio, la constatazione che chi sta uscendo meglio da questa crisi è la cooperazione. Cioè, fra tutti i tipi di imprese, delle microimprese, chi sta nel sistema della cooperazione in qualche modo ha un qualche cosa in più, che è il motivo per cui sta facendo quel tipo di lavoro. Quindi non ha perso in qualche modo la motivazione, che per molti era semplicemente il profitto o il piacere di aver inventato una cosa importante ma che produceva denaro. Per loro la crisi è stata molto potente. Per quelli che sono riusciti a resistere, proprio perché avevano questo motivo in più, in qualche modo la crisi è stata un po' meno violenta. Si dice anche che il nostro settore, non conosco i dati, però il settore dello spettacolo, della cultura, di fatto è riuscito a resistere alla crisi, cioè si sono ridotte le economie, però ci si sono chiuse meno imprese, c'è meno disoccupazione, cioè ci sono stati meno licenziamenti. Il motivo è molto semplice, perché continuiamo a lavorare così, cioè prima riuscivamo a campare con 15.000 euro all'anno facendo il nostro lavoro, adesso lo facciamo lo stesso, sia che siamo dipendenti di una struttura, sia che siamo un singolo operatore che agisce sul territorio, quindi vive di quelle economie che riesce a recuperare dalla scuola, dalla ASL o da un comune o dai singoli soggetti, e viviamo con 7.000 euro, 8.000 euro. Quindi abbiamo accettato di vivere, però non abbiamo lasciato il settore, cosa che invece in altri settori è successo. Quindi mentre, molti settori sono proprio impoveriti, si sono ridimensionati, i settori che hanno fatto resistenza e massa critica sui dipendenti sono fondamentalmente quelli in cui la motivazione è molto forte. Allora è incredibile come, da un lato, abbiamo qualche cosa che potenzialmente ci rende più forti, però non riusciamo a trasformare questa potenza, questa capacità, in qualche cosa che in realtà ci faccia fare il passo successivo. Cioè essere un soggetto importante, dialogante, considerato un soggetto dialogante importante di istituzioni o soggetti privati, come dicevo all'inizio. Allora, abbiamo degli elementi, se facciamo la famosa analisi SWOT, punti di forza, punti di debolezza, minaccia, opportunità, possiamo dire abbiamo una capacità interna, solidale e di adesione alla nostra attività, al nostro settore di riferimento molto forte. Abbiamo però poi come punto di debolezza una scarsissima propensione a trasformare in domande istituzionali la nostra esperienza individuale.
cioè siamo contenti di quello che stiamo facendo e di raccontarla in giro. Se facessimo un convegno in cui invitassimo tutti a raccontare la propria attività, avremmo 5.000 partecipanti e 16 giorni di convegno, perché ognuno, gli diamo un quarto d'ora, mezz'ora, ognuno racconta quello che sta facendo. Non può bastare questo, no, questo non può bastare. Quindi, secondo quello me... Quello può essere il meccanismo per fare questo salto? L'aiuto collettivo. Ripeto, la soluzione di Bonomi rispetto a quello, dice, i sistemi che avevano una media impresa o un sistema di cooperazione abbastanza forte hanno resistito di più alla crisi, cioè hanno avuto anche lì meno imprese chiuse e meno licenziati o meno cassa integrazione. Perché? Perché c'era un sistema che faceva da regolatore, cioè qualcuno che assorbiva la domanda, produceva della ricerca e riequilibrava, diciamo, gli scompensi che avvenivano a livello basso. Ovviamente anche lì sono morte imprese, però con meno problemi. O dove c'era un sistema di cooperazione talmente importante, appunto vedi la Lega Coop, le Confcoop, che magari qui da noi sono poco forti, ma che al nord invece hanno una forza enorme proprio come sistema di relazione, di lobbying nei confronti delle istituzioni, anche in quel caso, laddove questi sistemi avevano una loro capacità di coesione, di fatto hanno prodotto meno effetti negativi. Incredibilmente il sistema che ha risentito di più è proprio il sistema che si fonda sulla creatività, legato all'artigianato, al manifatturiero, cioè chi disegna vestiti, chi fa mobili, di design, cioè quei settori che hanno poco cooperato fra di loro, di fatto sono quelli che hanno maggiormente risentito della crisi. Allora, come dire, la cosa che per me è diventata molto interessante negli ultimi 2 o 3 anni è proprio riuscire a rendersi conto che noi non siamo anomali, cioè che non possiamo dire ma noi siamo il teatro, siamo lo spettacolo dal vivo, noi siamo esattamente l'immagine di quello che è il sistema economico italiano, e che quindi forse dobbiamo smettere di parlare di economia della cultura come se fosse un sistema lunare a sé stante, dobbiamo parlare di sistema economico legato a un'attività che è quella culturale, perché la mia sensazione è che l'economia della cultura in tempi di guerra come questi non ci dà delle risposte. Mentre una lettura economica, se volete spietata, come quello di un Bonomi qualunque, cioè a me personalmente mi ha fatto riflettere moltissimo su una serie di problemi. E oggi più che mai io sono convinto che da molti problemi non si esce se non riusciamo a costruire dei sistemi di collaborazione. E se non li faremo non ci usciremo, non c'è niente da fare. Come diceva, moriremo, ma poi dopo magari si resiste a livello individuale, cioè facendo questa economia di scala, trovando delle soluzioni. Ora, tutto questo discorso, come dire, ha una controparte. Non è che i soldi non esistono in assoluto, cioè non è che le risorse non esistano in assoluto, è che si crea una, come dire, una separazione molto più netta fra le grandi economie sui grandi progetti, sulle grandi risorse sui grandi progetti, e tra le piccole risorse e i piccoli progetti. Perché appunto è una tendenza dei tempi di crisi anche dell'economia, cioè pochi soggetti, appunto si dice sempre, no? Nel mondo oggi ci sono meno ricchi ma infinitamente più ricchi, molti più poveri ma e molto molto più poveri. Cioè diciamo che le risorse si concentrano verso l'alto e verso il basso. Cioè, diciamo, non le risorse, il tema sociologico, cioè soggetti più ricchi e soggetti molto meno ricchi. Vale lo stesso anche per i tipi di fondi. Non vorrei farvi vedere diapositive su questo, anche qui andrei un po' così. Cioè, se uno guarda quelli che sono i documenti principali scritti fino ad oggi sui programmi europei, fondamentalmente vanno nella stessa direzione. Quest'idea degli accorpamenti, quest'idea che Creative Europe, confermami Franco, insomma voi che se l'avete studiato anche un po' meglio di me, come dire, non ha più i livelli bassi, cioè ha fatto un salto, cioè ci sono più soldi a disposizione per un singolo progetto, un po' più di tempo a disposizione, quindi diciamo se sei un soggetto piccolo, un tempo dovevi far tirare fuori con 100.000 euro di finanziamento altre 100.000 euro di cofinanziamento, adesso mi pare che la base non è più 100.000. Adesso è 60 e 40, però siamo a 200.000. Quindi in realtà un soggetto che prima aveva un certo potere di gestione finanziaria di un progetto, poi i soldi arrivano alla fine, quindi da Creative Europe ai fondi comunitari
c'è questa tendenza. Quindi noi dobbiamo decidere, per esempio, che se siamo molto piccoli, forse dobbiamo andare a cercarci i soldi, i finanziamenti più piccoli. Appunto, questo progetto dei laboratori dal basso è esattamente la rappresentazione di questo discorso. Tra l'altro è una rappresentazione anticipata, cioè questo succederà molto di più dopo, però questo succede qua già da un anno e mezzo. Cioè un'economia molto piccola che è gestibile da piccoli. Allora, da un lato è un fatto positivo, se ci pensate. Pensate al microcredito di Yunus, si chiama, no? L'economista indiano che ha inventato questa idea del pochi soldi a tantissime donne per rimettere in piedi un'economia. Il meccanismo di fondo è quello. Quindi non dobbiamo dire, ah cacchio, però ci sono meno soldi adesso. Ci sono meno soldi, ma è più facile forse prenderli. Quindi fare un progetto di formazione piccola, così, ti crea pochi problemi burocratici, non proprio pochi, diciamo, potrebbe essere di meno, volendo. Infatti quella è la sfida, cioè se mi dai 4 soldi, allora fammi fare 4 volte meno burocrazia. Su quello possiamo fare una discussione, no? Pensate appunto che anche tutto quello che riguarda gli scambi giovanili sono sempre stati un'area di possibile riferimento e sono progetti che tenderanno a fare di più con meno economie, cioè tendono a coprire meno spese, però sono opportunità. Anche il bando Nidi, che è un bando per la creazione di impresa, è un bando che dà un po' meno risorse, dice l'assessore Capone che risolve il problema dell'avere una banca che ti anticipa i soldi, perché inventa un meccanismo in cui l'economia in realtà la produci tu, l'economia la metti avanti tu, quindi non è detto che sia proprio così, la soluzione sia proprio quella decisiva rispetto a questo problema. Però non ti devi rivolgere a una banca in maniera, cioè se la banca non ti dà un credito tu non puoi fare il progetto, cosa che invece in passato esisteva con i fondi per la creazione di imprese, cioè vinci 40.000 euro e poi stai 2 anni ad aspettare che qualcuno te li anticipi perché la regione non te li dà, lo Stato non te li dà e la banca non te li dà. E quindi tu hai potenzialmente 40.000 euro, 50.000 euro per creare la tua impresa, ma di fatto non la potrai mai creare perché ti mancano queste risorse. Allora Nidi è un passo avanti, per esempio. Quindi studiarsi Nidi vuol dire studiarsi uno dei meccanismi che potrebbero in futuro essere, diciamo, abbordabili da noi, perché provano a risolvere dei problemi, perché pensano ai più piccoli. Quindi una struttura importante come Coreia non avrà nessun interesse a gestire dei fondi così, ma delle strutture, e quindi tenderà a fare il salto verso l'alto, cioè ad attrezzarsi per fare i bandi più importanti, più imponenti, cosa che di fatto fa già da anni, mentre i soggetti più piccoli, la teoria dice, è inutile che trovate un comune e vi mettete a scrivere un Creative Europe, meglio se accettate di trovare una risorsa più piccola, che però è più alla vostra portata, che non vi crea problemi finanziari e che in qualche modo vi permette di comunque realizzare un pezzo di quello che avete in mente di fare. Ovviamente, quando ci sono dei progetti piccoli con poche risorse, il problema è che non sempre ci permette di fare quello che vogliamo. Non esistono fondi che ci permettono di fare uno spettacolo teatrale. Però se il mio mestiere è quello, se si cambia punto di vista, io sono un'impresa, o sono una microimpresa, o sono una monoimpresa, sono da solo, e il mio attività economica è quella di fare uno spettacolo così e così e così, se io faccio il bando Nidi, quella è un'attività che posso fare. Quello che mi viene richiesto è di prendermi la responsabilità di far sì che quello diventi uno strumento economico e non solo il mio figlio, diciamo il figlio del mio desiderio, senza preoccuparmi di quanto venderà quello spettacolo. Questo è il cambiamento, diciamo, che ci troviamo davanti anche rispetto ai fondi comunitari. Sarà meno facile, non impossibile, meno facile, ottenere un contributo per un'idea, se non riusciamo a dimostrare che quell'idea è una parte notevole, importante, determinante della nostra attività economica. Anche se siamo un'associazione di impresa, e sta a noi fare in modo che quello che riusciamo a ottenere, perché non ce lo pagano tutto, perché ci danno degli elementi che non sono proprio la stessa cosa come il cofinanziamento 60 e 40, fare in modo che quelle cose ci possano permettere di mettere in piedi alla partenza quello che vogliamo.
se ci pensate, appunto, mai in principi attivi, per questo ho fatto la domanda, ma ti consideri una start-up? Perché principi attivi nasce come un progetto di attivazione, si porta a discutere, sapete cos'è, no? È il progetto, appunto, Regione Puglia, politiche giovanili, il finanziamento delle idee, cioè appunto quello che hanno raccontato loro prima. 25.000 euro per un'idea. La prima tornata c'erano 1.200 domande, erano finanziati 1.000. Poi non mi ricordo i numeri, andando avanti, le domande sono diventate 3.000 e i finanziati 600. Quindi si è passati, diciamo, dall'80% di finanziamento di progetti finanziati, si è passati alla media normale, cioè 20%, 15%. Quindi con una capacità di selezione notevole, con, diciamo, la possibilità di ragionare, di far sì che chi non è stato preso possa tranquillamente pensare che non era amico di Michi Vendola e quindi non ha ottenuto il finanziamento, però, diciamo, le percentuali giuste sono quelle, cioè 20-30% dei progetti finanziati, non l'80%. La cosa che non è chiara, appunto, è come a livello delle politiche giovanili, a un certo punto questo, che era una chiara e netta idea di attivazione, a un certo punto si è trasformata in un sistema di start-up. Cioè lo stesso meccanismo a un certo punto ha subito una trasformazione genetica, e quindi quei soggetti che non prendevano per esempio 25.000 euro per fare un festival teatrale, poi finiti i soldi, finito il festival. Ne abbiamo visti moltissimi, un festival, uno spettacolo, una mostra, cioè una cosa che consumava tutto il denaro e poi una volta consumato il denaro non avevo nessuna opportunità di replica. Tutti quelli che invece hanno usato le economie per costruire una realtà che in qualche modo, diciamo, poteva avere un'opzione economica davanti a sé, di fatto sono diventate più o meno start-up, cioè potenzialmente le imprese del futuro. Potremmo discutere a lungo su quanto è giusta un'operazione del genere, perché poi dopo una start-up è un soggetto, cioè non è un'impresa. È come dire, sei maschio o femmina, adolescente, no, scusi un attimo, allora, adolescente è uno stato della vita, sei adolescente per 5 anni, salvo problemi, insomma, così, però, dopodiché smetti, maturi sessualmente e sei o maschio o femmina. Allora, start-up è la stessa cosa. Sei un'impresa, sono start-up. Non puoi essere start-up per 25 anni. Start-up vuol dire quella condizione per cui io prendo, diciamo, il mio business, faccio un processo di crescita, alla fine di questo processo o sono diventato un'impresa o non ci sono più. Non c'è una via di mezzo, cioè non posso dire no, ma sono ancora start-up. Perché? Perché io cresco lentamente, ci vogliono 25 anni perché diventi impresa. Allora, se in questa regione non ci sono gli strumenti per far trasformare una start-up in un'impresa, e non ci sono, tranne questo bando nidi, per esempio, allora qualcosa sì, diciamo, piano piano è venuta fuori. Però non è che vale per tutti. Di fatto non puoi, diciamo, costruire un sistema basato su questi meccanismi. Allora, le anomalie che sono di fronte a noi, a volte sono anche queste, cioè ci troviamo di fronte alla percezione di un'opportunità che a volte non è proprio quella. Allora l'unica cosa che dobbiamo avere davanti a noi, appunto, in un rinnovato modo di guardare anche il nostro sistema culturale, è quello di percepirsi come qualcuno che ha una missione, che continua ad avere una passione, ma che ha anche una, come dire, una prospettiva economica davanti a sé. Voglio fare uno spettacolo e devo avere la consapevolezza che posso ricavare un'economia da quello spettacolo. Non devo solo dire l'ho fatto. Sapete quanti di noi hanno fatto spettacoli che poi non hanno venduto? Anzi, cioè è un problema. Normalmente nella media nazionale, almeno molti anni fa, si diceva la media nazionale delle repliche per un singolo spettacolo è 3. Cioè c'è quello che fa tournée da 100, ma ci sono una marea di spettacoli che fanno una replica, debuttano e poi non hanno una seconda replica. Il che porta, diciamo, a fare media 2-3. Allora, se la media nazionale è ancora 3, io questo non lo so, bisognerebbe vedere dalla SIAE che cosa ci può dire su questo, non abbiamo cambiato atteggiamento e questo non può essere, cioè non ci possiamo più permettere di fare delle operazioni di questo tipo, cioè dobbiamo crescere contemporaneamente come artisti e preoccuparci della parte imprenditoriale. Una importante compagnia pugliese ha fatto domanda al comune di Bari e non ha ottenuto i finanziamenti perché non ha portato la carta d'identità.
solo dei bravi artisti, ma non c'avevano uno che ha pensato che forse, diciamo, ci voleva un pezzo in più. Cioè non si possono più fare degli errori del genere. Questa è una notizia dell'altro ieri, cioè al Comune di Bari stanno facendo adesso le valutazioni, cioè, mi hanno raccontato questa cosa, cioè non si può fare così. Non è possibile che tu hai sei teatralmente produci degli spettacoli anche di qualità e poi dopo non hai mezza competenza per fare in modo che la tua domanda sia almeno accettabile. Quindi non possiamo più, secondo me, lamentarci del fatto che facciamo anche dei begli spettacoli ma non girano. È un problema nostro, non è solo un problema di settore. Non è, cioè, qualche cosa che dobbiamo risolvere contemporaneamente nel momento in cui lo pensiamo di fare uno spettacolo, non solamente dopo che l'abbiamo fatto, poi come gli diamo una sopravvivenza. Ovviamente nessuno ci forma a questo, già facciamo un sacco di fatica per diventare un artista. Pensate se oltre a fare la fatica per diventare l'artista dobbiamo fare anche la seconda fatica, cioè diventare anche un medio, diciamo, imprenditore culturale che sia in grado almeno di tenere sotto controllo queste poche cose. Quindi ancora una volta il problema è, forse non è più il tempo dei singoli artisti che fanno impresa, il tempo di due, tre, quattro persone in cui almeno uno non ci abbia la velleità di fare l'artista per forza. Anch'io ho cominciato così, però io quando ho capito che non avevo proprio voglia, più voglia di fare l'attore, ho smesso proprio radicalmente, non sono rimasto, diciamo, a fare un po' l'attore e poi facevo anche un po' d'altro. Io penso ancora oggi di aver fatto una buona scelta in questo caso, cioè di aver messo da parte un'esperienza per fare meglio quella che stavo per cominciare e che volevo fare. Secondo me il fatto che uno continui a fare un po' tutto è... Se, d'ora in poi un atteggiamento piuttosto sbagliato, cioè non è più pagante o non è più ammissibile come lo era prima. Prima c'era un'area di, come dire, uno spazio di indeterminatezza nelle politiche che non ci faceva, cioè non era così, non ci faceva queste domande così pressanti. Io credo che non c'è più questa possibilità, o c'è molto meno. Quindi mi dispiace sembrare così negativo o pessimista, però l'invito è a pensarlo in positivo, cioè un singolo artista o due artisti da soli possono fare un po' di strada, ma dopo un certo punto devono trovare qualcos'altro che li fa diventare un po' di più. Non è sufficiente oggi. Ed è stata un po' un'anomalia italiana quella di aver fatto sì che, di farci credere che questo era comunque sempre possibile. Quindi, boh, non so se questi possiate considerarli consigli o opinioni o punti di vista, però questo è un modello di riferimento. La programmazione, ribadisco, sarà così. Il fatto che sia nato il distretto è nato non dal basso, diciamo, è nato dall'alto, perché qualcuno che è l'assessore, che poi ha trovato, diciamo, le due agenzie regionali come promotori di questa proposta, hanno lavorato per creare un'adesione intorno a un'idea di progetto, che però nelle mente dell'assessore, che evidentemente aveva già cominciato a leggere alcune carte, era ben chiaro, cioè i fondi 2014-2020-2022, come dire, non saranno destinati alle idee e ai progetti, saranno destinati alle imprese con delle idee da realizzare. Quindi bisognerà attrezzarsi e purtroppo il nostro settore, anche diciamo per come il distretto sta andando avanti, sta crescendo, non l'ha ancora capito. Cioè non... Finché non scopriremo che i soldi non sono più per noi, non credo che faremo qualcosa di particolarmente impegnativo. Questo, su questo, diciamo, dichiaro esplicitamente di essere un po' pessimista. Sul resto penso che siano delle opportunità che ci possiamo dare, cioè l'atteggiamento che possiamo cambiare, il modo di cooperare che possiamo trovare. Da un lato è anche vero che, per esempio, tutto l'ambito dei progetti sociali ha sempre avuto come committenza i soggetti piccoli, singoli, cioè il comune che ci affida un piccolo progetto, la scuola che ci affida un piccolo progetto, la comunità X che ci affida un piccolo progetto in questo caso. Per esempio la tua condizione, cioè quella di avere come riferimento una struttura importante, forse ti permette di trovare una soluzione in questo caso, nel senso che c'è un'idea innovativa, se la vogliamo chiamare così, non la conosco, però do per scontato che sia così, è però un sistema che ha deciso di essere interessato a un'esperienza e quindi provare a capire come svilupparla. Allora lì non è più, però la domanda non si risolve più a livello del comune che offre il servizio, perché il comune ha pagato il servizio,
bisogna andare forse a interloquire, e lì tu ce l'hai un soggetto in grado di interloquire direttamente con chi fa i cosiddetti piani di zona. Cioè nell'ambito sociale non si distribuiscono più soldi, diciamo, in maniera a pioggia, in maniera singola. Si fanno i piani di zona, quindi si fanno dei piani, quasi cosiddetti piani regolatori dei servizi sociali, in cui i sistemi vengono coordinati e concordati, e c'è spazio anche per il privato. Allora, è a livello regionale, per esempio, che si possono trovare le nuove risorse per lo sviluppo di attività sociali. Però anche in quel caso o ci sono delle strutture importanti di riferimento che sono in grado di accogliere un'idea e andarla a negoziare direttamente all'assessorato alla salute, in questo caso della Regione Puglia, oppure aggregarsi e quindi fare una rete di progetti vicini, simili, che in qualche modo siano visibili, incidano. Cioè, se pensate a quanti sono i progetti che si fanno con le disabilità in Puglia, cioè c'è la possibilità di costruire una massa critica non indifferente. In Toscana, sono stato invitato a un convegno, ma già ormai 5 anni fa, la Regione Toscana ha fatto un coordinamento dei teatri che fanno attività nelle carceri, perché si è resa conto che i soldi dell'amministrazione penitenziaria diminuivano sempre di più, diminuivano anche quelli regionali, ed è stata la Regione stessa a promuovere un coordinamento per far sì che si evidenziasse la quantità di esperienze che erano in Toscana, la qualità di quelle esperienze, ovviamente poi capeggiate, diciamo, da quella di Armando Pinzo, con però un'idea di fare un progetto, un programma quadro, cioè nell'ambito di un sistema come questo le diverse esperienze potevano trovare uno spazio se anche lì facevano un piano coordinato rispetto alle loro, a quello che andavano facendo, e che se l'amministrazione penitenziaria accoglieva un piano generale. E io sono sicuro che laddove, come dire, il Ministero deve aver fatto un investimento su dei territori, sicuramente ha fatto un investimento maggiore in un sistema già bello organizzato così, con il supporto della Regione Toscana, piuttosto che in qualunque altro posto. Anche in Campania ci sono molti progetti con i carceri, però sicuramente la percentuale di investimento non è la stessa, perché in Campania non c'è un coordinamento. Ogni singolo soggetto va a chiedere i soldi singolarmente al penitenziario, il penitenziario chiede sempre, prende sempre di meno, e quindi però il progetto si fa comunque. Allora, anche in questo caso, cioè, è la Regione stessa nella Toscana che ha promosso un coordinamento, però, voglio dire, se non è la Regione Toscana a farlo, nella Regione Puglia può essere anche un soggetto privato che aggrega gli altri soggetti. Allora, molti progetti sono, come dire, possono ottenere maggiore attenzione di quanto non era prima solo andandosi a cercare le complicità, andandosi a cercare le vicinanze, le somiglianze, andandosi a cercare la possibilità di costruire dei progetti quadro anche molto schematici, dove non c'è per forza un matrimonio artistico tra i soggetti. L'importante è non fare, diciamo, lo spettacolino di De Filippo nel carcere per far divertire gli artisti, e poi dall'altra parte il progetto di ricerca su Beckett o su Artaud, che sono i due artisti più praticati nelle carceri italiane, molto più legato al senso, come dire, al compimento di un percorso, alla catarsi, a quello che volete. Allora, sicuramente queste due cose non si possono mettere insieme, però, cioè, vi garantisco che sono tanti i progetti che si fanno, diciamo, con un certo pensiero, un certo pensiero artistico dentro le carceri, e non semplicemente come piccolo esercizio di divertimento alla De Filippo, se non peggio addirittura. Solo che non pensiamo che questa cosa possa pagare. Legati magari a un rafforzamento di impresa, e quindi se riusciamo a mettere insieme un territorio che dialoga e che riesce a interloquire, io sono convinto che c'è uno spazio maggiore di negoziazione. Il problema è che ci prende un manager di questo sistema, un manager, qualcuno che abbia, si prende la responsabilità e a cui si è affidata la fiducia di essere un soggetto di regolazione super partes o primo intra pares. Cioè qualcuno dice, va bene, io mi fido del fatto che prendiamo 100 e poi la divisione sarà in funzione di un meccanismo, di un criterio in cui io prendo parte dei criteri, però poi affido a uno la responsabilità di gestire questa cosa. Questa è la cosa più complicata, perché spesso quando si arriva ai soldi nei progetti è lì che si divide. Allora, che cosa? Vai, vai. E finalmente, non hai parlato di un'ora. Fatti respirare un po'. Grazie.
credo che sia importante, no, questo messaggio che lanci di lavorare come sistema, no? Anche questa esperienza del distretto di Puglia Creativa è importante, no? Perché ha messo insieme associazioni, imprese del territorio. Però rispetto a questo tema del sistema, penso che i primi soggetti che non riescono a pensare insieme, a operare insieme, sono gli enti pubblici, no? Perché vediamo politiche contraddittorie, no? sul nostro territorio, non solo all'interno di un singolo ente, ma anche tra enti diversi, no? Tra regioni, comuni e così via. No? Allora, per esempio, su questo tema della rigenerazione urbana, non so se tu hai avuto modo di seguire quello che si sta facendo qua, quando c'è e se qualcuno di voi ha avuto un approccio a questo. Parli di questo progetto che è stato affidato alla Lua, per esempio? Al nostro, sì. Lua, diciamo. Tutti questi discorsi che stai facendo, cioè, sono andati in malora. Perché io, forse pure voi avete partecipato, no? In commissario a questo banco. Mi sono preso la briga di leggere alcuni dei progetti che hanno vinto a questo. Allora, il progetto si è classificato prima, a fronte di un formulario di 4 pagine con un numero di parole che si potevano spendere per descrivere il progetto, per ogni casella hanno scritto 2 righe. Molto politici. Due, se volete ve lo faccio vedere. Possiamo dire che non sono quelli della Lua che hanno detto questa cosa, sì, a parte che i soggetti che hanno vinto il bando sono quelli che hanno la sede legale dentro il CNOS, no? Ma questo era un criterio che è stato messo anche dentro il bando. Cioè, noi possiamo spendere delle più belle parole, però a fronte di politiche che sono cattive politiche, credo, no? Non c'è rimedio. No, questo tema te l'ho appena raccontato, cioè il comune di Bari può fare la gara con 2 psicologi, quindi là chi vincerà non sarà neanche la Lua, con le mente più nostre, saranno 2 psicologi dell'Università di Bari. Poi anche l'esperienza di principi attivi, cioè positiva per quanto vogliamo, se però poi gli esiti sono quelli che nascono imprese su questi territori, no? E noi sviluppiamo l'imprenditorialità, sviluppiamo le reti di imprese, eccetera, anche lì qualche problema c'è, no? E anche sul distretto, se noi poi adesso quanti anni sono? 3 anni? 2 anni? Diciamo che da quando c'è il presidente ha fatto un anno e 2 mesi io e 8 mesi per il ministro, diciamo 2 anni di poi con il presidente di Bertino. C'è anche capacità di incidere poi con le politiche, non so quanto abbiamo espresso, no? Quanto siamo quasi bravi a riuscire a è difficile, no? Però ribadisco, questa cosa qua che dici dipende anche molto dall'insieme, nel senso che il distretto non è considerato allo stregua di un'organizzazione datoriale, cioè se fossimo nei vecchi programmi operativi adesso non voglio difendere il distretto, ci mancherebbe io lo dico perché probabilmente non è l'unica, però appunto no. Il distretto ha come obiettivo quello di essere le imprese che si rappresentano in qualche modo. Quindi infatti molti dei distretti, come dire, sono abbastanza aggrediti dalle organizzazioni datoriali. In molti distretti il vicepresidente, non il presidente, ma il vicepresidente è quasi sempre un rappresentante di commercio, di Confartigianato, di Confindustria, perché le datoriali hanno trovato, diciamo, che in questo sistema dei distretti ci potesse essere un altro meccanismo per poter interloquire con la regione e quindi dire bene. Prima eravamo 10 datoriali, ora siamo 10 datoriali e 10 distretti. Siamo più o meno sempre gli stessi, però ora siamo 20.
Il problema vero è che nel caso dei distretti non funziona la rappresentanza, cioè il distretto esiste perché produce dei progetti che lo sostanziano, delle idee, progetto. Il distretto attiva creativa, al pari di molti altri distretti che non stanno funzionando, ad oggi non ha prodotto granché da questo punto di vista. Sarà un limite di chi è nel comitato, io per esempio, ma è anche un limite della maturità del sistema, cioè non è facile fare in modo che poi ci si trovi e si faccia questa cosa insieme. Sull'internazionalizzazione, l'ultima volta abbiamo detto, hanno abbassato le pretese, l'anno scorso volevano 10 progetti, 10 società, 10 imprese per accettare un programma di incontri sul tema dell'internazionalizzazione, la dirigente si è lasciata sfuggire che potevano bastare, non dico la metà, ma poco più della metà. Quindi quest'anno ho detto, vabbè, abbiamo capito che non ce la fate, vi diamo una chance di nuovo, siamo lì che dobbiamo discutere, cioè dobbiamo fare un gruppo di lavoro, è molto leccecentrico questo gruppo di lavoro, siete un po' voi che siete qua che avete cercato di, cioè, adesso non per scaricare la palla, però dobbiamo lavorare su questo, per esempio, se facciamo nei prossimi 40 giorni, diciamo, una proposta di base, probabilmente siamo d'accordo nei contenuti, la presentiamo e vediamo se di farci finanziare questi soggetti, quindi di avere, diciamo, una continuità quasi annuale tra queste iniziative che sono lavoratori dal basso o un progetto di internazionalizzazione, quindi riuscire a costruire, diciamo, una catena di arrivi in questa regione che ci permettono di aprire la mente, capire come funzionano i mercati internazionali dello spettacolo, farci conoscere da alcuni soggetti, non necessariamente far vedere i nostri spettacoli, però in alcuni casi capire ma che cosa interessa comprare ai festival del Medio Oriente, no del Medio Oriente, scusate, dell'Estremo Oriente, Singapore, ce ne sono decine, che in genere programmano solo spettacoli stranieri, molto poco gli spettacoli che fanno per lavoro. Abbiamo un'idea, sappiamo chi sono i direttori, non sappiamo quasi niente di quelli. Corea, per esempio, è l'unica impresa, diciamo, teatrale in Puglia, ma forse anche in Italia, che conosce come funzionano i sistemi del Medio Oriente e dell'Occidente balcanico, più praticamente. Forse il Kismet ha frequentato molto tutto il resto del sistema, che però è un sistema che ha perso un po' di mano, ovviamente, il sistema europeo, nord-europeo. Qualcuno ha approcciato, per esempio, sugli spettacoli il tema del Festival di Edimburgo, però bisogna farselo spiegare come funziona Edimburgo per decidere di investire e andare lì. Lì si affitta lo spazio, si affitta tutto. È un sistema molto più pollaio di quanto non sia una fiera qualunque. In alcuni casi io per esempio penso che sul tema dell'internazionalizzazione noi dobbiamo studiare almeno per un anno, cioè dobbiamo non dire ti voglio vendere lo spettacolo, ma cioè, chi ha la maturità per farlo lo deve fare, ma il sistema più largo, più diffuso a livello distrettuale deve avere come obiettivo quello di invitare gente, trovare un modo per invitare questi direttori dell'Oriente e dell'Estremo Oriente, chiedere a Corea appunto come penso sia succedendo di invitare come nel caso qui due dei suoi partner per spiegare ad altri che tipo di scambi si possono fare, e questo per fortuna è già un pezzetto che abbiamo, si sta cominciando a fare, e dobbiamo continuare a fare così, cioè chiamare uno o due di Edimburgo e capire se Edimburgo è veramente una piazza interessante per una serie di soggetti, appunto proprio voi di Ecco avete fatto una, cioè avete, siete quelli che in qualche modo più di altri hanno studiato il sistema. Non siete più in Etna? No, ma non l'abbiamo fatto. Ma voi siete nella rete? Non neanche più. Ma San Papier sono San Papier, siamo la stessa, stessa cosa di non è la stessa cosa. San Papier sicuramente. No, è una società. C'è un'altra compagnia a Milano che si chiama San Papier. Delle residenze non lo stesso nome. Avete lo stesso nome, beh. Ma si scrive uguale, San Papier, filologicamente alla francese. Sì. Però sono d'accordo con Franco, cioè c'è una discrasia fortissima sulle delle istituzioni, ma io penso che l'unica chance che abbiamo è decidere di usare un distretto per andare a per scrivere dei documenti e andare a negoziare. Cioè, se un'area di negoziazione è quella, per esempio, sociale, si prende, ed erano dei contatti che avevo attivato io, e si va a parlare con la, non dico con l'Elena Gentile, perché tanto potrebbero non avere, però con Anna Maria Candela, che è quella che costruisce il piano di zona.
e si prova a capire con lei quali sono gli spazi possibili all'interno di questa cosa qui. Cioè, se loro possono mettere delle risorse per fare delle sperimentazioni fatte dal soggetto, devono andare a tutti e poi chi ha interesse ne approfitta. Io quello che vedo è che c'è una deregulation totale, no? Sì, questo sì. Allora, questo. Però tanto, cioè, allora, cito noi possiamo... Adesso siamo qui perché molti di voi hanno posto la domanda come facciamo a passare da associazione ad imprese, no? Cioè, il consiglio che dovremmo darvi qual è? Di non fare questo passo, perché la prima cosa che non prendono in considerazione gli enti pubblici è la dimensione di impresa, perché tutti i progetti che sono stati approvati per la rigenerazione urbana, il requisito era quello: se tu sei impresa hai meno vantaggi, meno chance. Scusate, possiamo dircela tutta, forse era scritto per darlo ad alcuni e a chi doveva essere dato. Ma sono tante ormai le cose, cioè, nel settore sociale è così, nel settore sociale è così, perché i comuni preferiscono affidare i progetti ai Boy Scout e ma questo lo fa anche la Fondazione per il Sud, di volontariato. Anche la Fondazione per il Sud, però noi non abbiamo la massa critica. Come dice il Tornes, noi non ce l'abbiamo la massa critica. Cioè, io penso che Correia sia grande, ma non è sufficientemente grande per poter andare a far sentire il peso di quello che può essere una dimensione diffusa su tutto il territorio regionale, dal più grande al più piccolino, di quanto può essere capillare un sistema di strutture che fanno dello spettacolo dal vivo un elemento di rafforzamento di logiche di coesione sociale, di problemi legati alla. Appunto, ad alcuni tempi Roberto, l'Europa, i bandi europei questo lo fanno, no? Che se tu non ti metti insieme con altri non puoi accedere ai finanziamenti, no? Allora, perché non lo deve fare una regione? Questo sono federenziale, solo su questo. Cioè, secondo me il modo in cui si scrivono i bandi è un modo che dà lo spazio esatto a questo tipo di obiettivi. Io perché potrei raccontare che Cina di storie così, cioè, sono stati tutto il giorno a raccontarvi, che ne so, quello che so che è successo a un bellissimo monastero a Trani che era stato finanziato per diventare restaurato e diventare un museo archeologico. Come non gliene fregava niente di che cosa c'era dentro del museo archeologico, tanto dovevo vincere quelli e gli io dovevo scrivere un progetto di sviluppo gestionale, quelli si potevano prendere, comprare da qualunque parte 10 euro e valeva lo stesso. Sono scemo io che mi sono messo a fare una cosa che mi sembrava fatta bene. Al comune di Gravina di Puglia, con tutto che l'assessore alla cultura, il famoso assessore Marchetti, che è stato deputato, eurodeputato, quindi non è un fesso qualunque, hanno fatto un bellissimo progetto partecipato di valorizzazione dei beni archeologici, poi l'hanno passato al funzionario e da avere, diciamo, il 60% di valorizzazione, solo il 40% di lavori di ristrutturazione, il funzionario ha trasformato 85% di ristrutturazioni inutili e il 15% di valorizzazione. Quindi chi era stato convocato per fare la rete, per poter arrivare a fare belle idee di gestione, non ha potuto più partecipare, perché il fatto è che è interessante era un'impresa. Poi si scopre che l'architetto che voleva era il fratello del funzionario che ha riscritto la gara. Cioè, a livello comunale noi siamo così. Io penso che non sia un progetto straordinario di laboratori urbani, ma uno dei motivi del fallimento totale, diciamo, di questi laboratori urbani è che le gare sono state fatte dai comuni, senza nessuna capacità e potere di controllo da parte dell'assessorato regionale. Però lo diceva il codice degli appalti, di fare così, e quindi tu decenti che puoi venire in giro così bene. Mi dica, poi era quello, non fai una gara come si deve, non ti do più soldi. Quindi hai fatto un bel progetto, no, se non fai la gestione come si deve non lo fai, non fai neanche la laboratorio. Però non si arriva a quello, cioè, però, come dire, sono d'accordo. Penso che però se dobbiamo fare dei tentativi sono più a livello collettivo che non individuale. Questo è quello che è il succo banale di quello che voglio dire. Dopodiché io capisco perché poi le strutture, io ho lavorato per 30 anni al Chisme. Cioè, noi fino a un certo punto siamo riusciti a ottenere, a un certo punto non funzionava più. L'ho detto anche in una linea dell'Aris, cioè questo governo regionale ha una logica pubblica, cioè se deve investire dei soldi,
investe su una struttura pubblica, che è la mano dell'assessorato pubblico, quindi dell'amministrazione pubblica, che agisce sul territorio. Possiamo non essere d'accordo, possiamo citare degli esempi negativi, però questa è chiaramente l'ideologia dell'assessore pubblico. Quando cambierà l'assessore, si potrà andare a negoziare con il nuovo assessore e dire: ma che vuoi fare, come quello precedente, che dai tutti i soldi alla mano pubblica, o vogliamo cominciare a fare un lavoro più sofisticato, di commissione pubblico-privato, abbiamo dei progetti da presentarti, ragioniamo sui progetti, sugli esiti, sui risultati di questa cosa qui. Finché ci sarà questo assessore, questa è la realtà. Per questo dico, secondo me, dobbiamo moltiplicare le opportunità andando a trovare le soluzioni. Il Negramaro che è nato a Brindisi, che ha lo stesso nome del Negramaro che era a Lecce, mentre quello di Lecce era basato, diciamo, sulla grande capacità di raccolta fondi, soprattutto di Gigi De Luca, cioè di quello che era, diciamo, il braccio operativo della cultura, soprattutto nella provincia di Lecce, vecchia gestione, quello del Negramaro che si fa a Brindisi è fatto da una fondazione in cui il presidente è delle cantine globali. Gli altri soci sono altre 4-5 cantine, alcune organizzazioni tipo Confartigianato, Col Commercio, che sono quelli che hanno interesse alla valorizzazione del vino. Quindi quelli arrivano con un sistema, con un interesse fortissimo a fare degustazioni e si sono comprati la parte spettacolo, praticamente. Se si riesce, quindi una prospettiva è quella, cioè il Festival dell'Uomo, secondo me, adesso per farvi, diciamo, facilmente i fatti di Corea, dovrebbe provare ad ambire, cioè, perché è facile parlare, a mettere insieme, diciamo, una compagine come quella, se fosse possibile. Eh sì, immagino. Allora, però la mia idea è che se ci provi non ci ha fatto un bellissimo incontro. C'è un problema di massa critica. Camere di commercio, aziende. Tutte belle parole. No, ma sono d'accordo, è vero. Cioè, il problema abbiamo messo insieme vero, cioè tutti c'erano. Il problema vero è che noi non siamo tutti ancora molto entusiasti, ovviamente, ma tutti molto entusiasti e con l'idea anche di replica di questo modello. Però poi i soldi al Confcommercio sono andati per fare letteratura nelle spiagge, no? Cioè il Confcommercio è stata, tant'è che a un certo punto ha detto no, una cosa che funziona malissimo, lo stesso soggetto, la libreria di università di Berna, che era prima un promotore, a un certo punto ha detto no, ma così fatto fa veramente schifo. Autori sulle spiagge d'autore. Perché era gestito da appunto Confcommercio, che aveva la massa critica per ottenere i soldi e l'incapacità artistica gestionale di poterlo fare. Allora il problema vero è quello: noi diciamo per scontato che abbiamo una buona capacità gestionale, diciamo che spesso abbiamo delle buone idee, il problema è che non abbiamo la massa critica. Cioè anche Kismet, anche Corelli, probabilmente oggi non riescono a trovare, ad essere considerati attendibili da questi interlocutori. Ma è perché come l'assessore di cui dicevo prima di Bari, non lo capiscono, cioè, non è che devono farlo, perché a un certo punto deve essere qualche cosa che mi fa vedere che oh, ma succede lì, lo fa quello, lo fa quell'altro. Cioè non funziona per comprensione, funziona per esempio, per contaminazione, come lo sta facendo lui, adesso lo faccio anche io. Sì, però per esempio questo è un dibattito che dovremmo fare a livello del distretto, cioè infatti uno degli obiettivi che abbiamo con la ricerca su questo interreg strategico delle industrie creative con Aldo Bonomi è proprio incontrare i datoriali, incontrare questi soggetti per capire a un certo punto sbattere la testa uno con l'altro e vedere se da questo ragionare o da questo confrontarsi viene fuori la consapevolezza che non lo puoi fare da solo. Lo stesso progetto molto interessante del presidio di Libro oggi è privato, diciamo, perché hanno continuato ad avere un po' di soldi, però siccome l'hanno lasciato in mano a praticamente i librai di paese, a un certo punto non ha più funzionato. Io non sono convinto che qualunque soggetto dello spettacolo dal vivo sia in grado di fare funzionare, cioè ci sono robe fasulle anche molto nel nostro settore, però mettendolo insieme forse delle cose si possono migliorare. Allora, cioè, questo termine che io dicevo prima, il riconoscimento sociale, non l'ho inventato io, è un termine che è usato da un gruppo di ricercatori che lavorano all'Università alla Sapienza e che hanno studiato i sistemi di rete e hanno detto, guardate che se ci si mette in rete a livello sia dei soggetti privati ma anche a livello dei musei o dei sistemi editoriali pubblici,
il problema non è soltanto, il primo livello è quello di fare economia, cioè vedere di condividere dei servizi e fare in modo che ci costi di meno la gestione, perché insieme condividiamo un unico ufficio stampa, un unico sistema di comunicazione, un unico fornitore dei materiali di comunicazione, eccetera eccetera. Il livello più importante però, diciamo, questa è la teoria ovviamente, che loro definiscono, è proprio questo del riconoscimento sociale. È la stessa, cosa che in forma si chiama massa critica, cioè se tu non arrivi a una certa dimensione proprio quantitativa e di potere di rappresentatività per la rete territoriale, non troverai mai una capacità di ascolto finché non avrai raggiunto quella dimensione. Perché? Perché non abbiamo una credibilità, non ce la siamo mai costruita, non dimostriamo di essere un sistema, ma di essere dei singoli soggetti, e quindi in qualche modo non nessuno vuole rileggerci. Se vogliono partecipare all'Expo 2015, che ne so, il GAL di Lecce, che sta intorno a Lecce, se vuole partecipare all'Expo 2015, va a chiedere all'agenzia, la migliore agenzia di comunicazione pugliese o italiana, che gli fornirà un po' di pannelli, un po' di brochure, un po' di petecchie. Si rivolge poi all'agenzia di spettacolo, gli fornirà un po' di animatori, così come quelli del Giro d'Italia, ma non verranno mai da noi. Questa cosa si chiama mancanza di riconoscimento sociale ed è un fatto non solo, diciamo, culturale, è un fatto numerico. No, però io faccio un altro ragionamento, perché noi ragioniamo anche in termini di macro, diciamo, di macro sistema. I micro sistemi, cioè se uno riduce l'ambizione, ci sono delle strade di percorso, io li ribadisco, cioè da una serie di fondi europei, che possono essere quelli di Erasmus, Youth for Europe, ai bandi, appunto, piccoli bandi, comunque sono disponibili. E che non sono pochi soldi, sono pochi soldi. E in più la Puglia si è svegliata e quindi, diciamo, appunto, da passare da 1000 domande a 800 cose si è passata da 3000 domande e 500-600 trovati, cioè è diventato più difficile anche scrivere un progetto. Non credo che sia. Il problema è che, cioè, quello che mi metto di fronte è una realtà che richiede studio e capacità di ottimizzare. Il problema è che se io sono un artista, ribadisco questo concetto, dovrei pormi il problema di affiancarmi non solo a degli altri artisti, ma trovare qualcuno, non sono tanti, che ha voglia di accompagnarci come artisti e ma fare un altro mestiere e diventare bravo in quel mestiere. E forse anche questa è una cosa, forse non ho idea, diciamo, di una soluzione, forse anche questa non è una soluzione individuale, una soluzione collettiva. Però io ti chiedo di fare qualche minuto di pausa e poi dopo, diciamo, se volete, mi giro di parere con tutti quanti, anche perché poi vorrei anche entrare nel merito, cioè il distretto è un'opportunità. Quando poi parli di network, io vorrei sapere anche la mia specifica tu a cosa stai pensando, cioè cosa intendi con questo. E anche una serie di queste tematiche saranno riprese nei prossimi giorni, per esempio ci saranno altri esperti che si concentreranno proprio su come fare network, che è una cosa in cui noi crediamo tanto. Allora non chiederlo a me, dai, chiediamolo a loro. No, ci tengo in particolare anche per il distretto, che secondo me è una grande, potrebbe essere una grande risorsa, quantomeno potrebbe essere una struttura che è già pronta ad accogliere questo tipo di approccio. Se volete facciamo proprio 5 minuti di pausa, diritto alla comunicazione di servizio, c'è un questionario dell'ARPI che ci chiede poi la soddisfazione dell'incontro, eccetera, prima di andare via se ci fate la cortesia di compilarlo, ci fa piacere, facciamo proprio 5 minuti e poi ci dovrete entrare all'intervento di tutti quanti.
vorrei fare un giro rapido di interventi da tutti quanti, un minuto e mezzo, dando ovviamente particolari richieste da parte vostra. Al di là del giudizio che avete messo, diciamo, sulla valutazione per l'ATA, cioè fatemi capire se tutto quello che ho detto un po' andato nella direzione delle risposte che aspettavate, perché anche sì. Magari io non ho capito niente di quello che volevo sapere. Poi a proposito di questo vi lancio anche un assist, diciamo, per l'incontro di domani, perché domani ci sarà Matteo Serra di Pass Lab e si parlerà di identità visiva, quindi come un progetto non viene concepito solo come un progetto estemporaneo, in risposta a un bando piuttosto che un'opportunità di finanziamento, ma come dietro un'identità visiva c'è un'identità progettuale, quindi comunicazione, progetto teatrale che nascono nello stesso momento come risposta a delle esigenze magari del territorio. E domani ci sarà l'incontro la mattina dalle 9 alle 14, un'ora di pausa, e poi il pomeriggio ci saranno due ore proprio di lavoro di gruppo per la simulazione di un progetto, quindi la creazione di un progetto, ci diremo in gruppo e proveremo a commettere una simulazione, ma chissà anche dopo. Non è che siete tutti da una parte e tutti dall'altra, così siamo concentrati. Siamo rimasti nei gruppi. Se ci sono interessi, siamo soddisfatti delle risposte di Roberto, no? Sì, io sicuramente sono molto soddisfatto. Quello che dicevo prima, del resto è ancora contare spontaneamente, proprio si sente che c'è una necessità profonda, sicuramente per noi, di cambiare il modo di lavorare. È difficile per questa cosa di riuscire a metterci più in rete, più condividere, e c'è tanto lavoro da fare, ma proprio di cambio di modalità di pensiero. Io sono passato da distretto, diciamo, alla presidenza, a questo progetto Interreg strategico sul distretto creativo, nella piena condizione che a un distretto come il nostro serve un manager pagato. Esatto. Cioè non è possibile pagarselo solo dalle imprese. Le imprese potrebbero metterne, diciamo, un pezzo, però poi dopo serve un manager, una segreteria pagata. Quindi secondo me è anche un po' negativo il fatto che i distretti sono questi, di fatto non abbiano un budget, cioè, perché io ho visto altri distretti, quelli con cui stiamo partecipando a un progetto che si chiama ECCL, dove c'è Barcellona Media, Francoforte, Agenzia Media di Francoforte, Comune di Varsavia e la Regione di Lille, Metropole, e tutti questi hanno dei distretti, tranne la Polonia, hanno dei distretti che sostengono, non per fare dei progetti pagati, cioè non per pagare il festival o per pagare gli spettacoli, per pagare delle iniziative di rete, cioè per fare questa roba qui già dalle risorse del distretto, di chiamare un esperto che non sono io da Bari, ma è l'esperto che viene da dove deve venire, o fare un incontro, cioè inquisire anche le risorse per farlo. Perché cosa c'è? Ci vorrebbe, non so come dire, chi muove i fili da sopra, no? Diciamo metterci in rete, però per esempio, ripeto, parlando io della mia esperienza con gli altri teatri, nel senso per dire, noi lavoriamo da Roma in su, è difficilissimo la comunicazione, no, anche tra le realtà pugliesi, per cui forse nel senso forse è un limite, nel senso forse non siamo in grado di fare questo, allora c'è bisogno qualcuno da sopra che abbia un po' la in mano la persona. È uno che lavora per te, cioè. Questo può essere un'associazione datoriale, cioè un insieme di soggetti che aderiscono, diciamo, un'idea e poi si cerca di interloquire, o anche un'organizzazione, diciamo, proto-consortile, cioè, nel senso che non è ancora un consorzio di imprese, però c'ha qualcuno, c'ha delle risorse che servono, ha delle risorse che servono a retribuire qualcuno che lavora per te. Cioè, abbiamo fatto appunto l'ultima riunione del distretto che si parla di internazionalizzazione. Io non ho il tempo per fare un po' di cose, quindi dobbiamo un po' condividere. Per fortuna che
si è parlato del prossimo bando, laboratori del basso, e loro che sono figlia 8 praticamente si prenderanno in carico questo, e senza che nessuno abbia sollecitato ci stanno lavorando. È una fortuna, poteva essere che in realtà non abbiamo nessuno interlocuce con noi, e quindi l'abbiamo lasciato perdere. Allora, il manager serve proprio a fare questo, non serve a fare questo, cioè serve a fare in modo che non ci si perde un svolto. Center c'è molto, siamo tutti molto massacrati, affaticati, anche quello che hai detto tu, i livelli di burocrazia sono immani, parlo molto della nostra esperienza, anche se piuttosto giovani rispetto a quanto sono cresciuti, però anche i tentativi di metterci a fare in rete così è veramente, perché sempre più lavoro sulle proprie spalle, uno sa anche che va più giusto, però riuscire a farlo non avendo gli strumenti intellettivi e il tempo delle persone, sì. Diciamo tutto qua che induce delle difficoltà, noi con il 2008 siamo nati in realtà da 2 anni, solamente che ci stiamo lavorando un concetto di rete, soprattutto in Italia, e lavoriamo offline, cioè nel senso che siamo un gruppo di persone, una decina di persone che lavorano con l'intento di creare una rete, quindi siamo arrivati a un passo successivo, abbiamo trovato delle persone, solamente che ci stiamo, stiamo cercando di capire quali sono le difficoltà che si possono incontrare prima ancora di pubblicizzare. Partendo innanzitutto da partenariati, è una cosa difficile, cioè che cosa si mette a disposizione degli altri, e dall'altra la richiesta economica. Ci sono delle industrie o delle cooperative o delle fondazioni che investono o che sarebbero disposte a investire, questo anche qui vicino a lei. Il problema è non spendiamo più soldi, perché nel passato l'abbiamo già fatto nella contrattazione. E tutto quello che si è fatto in realtà è stato qualcosa che ha creato uno spettro di soldi. Per cui investiamo, la nostra immagine, la nostra etichetta deve essere associata a qualcosa che ha a che fare con la qualità. Questa è la risposta che dà un eventuale sponsor. Per cui mi chiedo, e per questo motivo è da 2 anni che ci cervelliamo, quando parliamo di qualità, questo già diciamo, per noi sarà proposto come problema, quando si parla di qualità, è la qualità che deve andare avanti, e fare in modo tale da accostare l'idea che un prodotto, un marchio, qualcosa di commerciale possa avvicinare l'idea artistica. Di che cosa stiamo parlando? Allora dobbiamo darci, diciamo, dobbiamo iniziare a, come dire, identificare questa qualità e sotto quale nome e in che maniera per emergere o per fare in modo tale da creare questa rete. Perché altrimenti ci vuole, nonostante il distretto di mediatura abbia una serie di attori all'interno, comunque nulla, cioè rimane non ha altri interlocutori più in altri, figurarsi operatori, associazioni culturali e imprese, qui non si può dire, che si vogliono accostare in un mercato un po' più grande. Ma la nostra maturità su questo fronte che ci porta a principale, nel senso che prendi per esempio l'aerospazio, che è un distretto che funziona, sono poche imprese, ma 20-25 che di fatto per me sono già abituate a lavorare in carriera. Loro non ragionano in termini di politica, loro ragionano in termini di dobbiamo costruire la fusoliera del Boeing, facciamo un progetto intorno alla fusoliera del Boeing. Allora noi invece non possiamo semplicemente fare un progetto, diciamo, o continuare a produrre istanze generiche sul recupero dei fondi dalle privati, perché quello vuol dire fare bassa critica. L'altro è, c'è una filiera, dentro questa filiera, c'è un sistema che si occupa di fare progetti di valorizzazione territoriale, eccetera. Allora contiamoci, quanti siamo? Quello che dicevo prima, c'è un sistema che si occupa di fare progetti sociali, carcere, disabilità, aree periferiche, rigenerazione urbana. Quanti sono questi progetti? Come si fanno? Cioè, prima ancora di dare una valutazione sulla qualità, capiamo quanti sono, perché se sono solo 2 o 3 è chiaro che sarà molto difficile costruire una massa critica. Invece poi si scopre che nell'ambito di, non solo nel distretto, ma in una sfera più ampia, ci sono 50 strutture, di cui almeno 15 hanno progetti di questo tipo, che sono assimilabili, là sopra costruisci, diciamo, un seminario ad hoc, non sul teatro in generale, questa chiacchiera così che stiamo facendo insieme. Una roba più specifica sul teatro, la rigenerazione urbana, lo site specific, la valorizzazione del territorio, eccetera. E intorno a quella cominci a capire chi,
hai come interlocutore. Questo è il primo passaggio, perché non è che basta fare un convegno e risolvere il problema, però se tu non ti fai riconoscere che nel sistema c'è una posizione di quel tipo, nessuno te la riconosce. E ancora una volta è cercare i consigli, cioè gli altri settori fanno tutti uguali, cioè nel settore della Redolegno, nel distretto della Redolegno, un conto sono quelli che fanno il design contemporaneo e un conto sono quelli che fanno i mobili ancora come nell'Ottocento, e sono diversi, però cercano, in quel caso si dividono ancora di più, però cercano dei simili che hanno delle linee di prodotto assimilabili, che hanno delle logiche di mercato assimilabili. Nel nostro caso non sono solo logiche di mercato, sono logiche di competitività, ma dobbiamo ragionare secondo me nello stesso sistema, cioè non c'è un settore che cerca genericamente da qualche parte. Dobbiamo cominciare ad avere dei pensieri molto più concreti, più dettagliati rispetto ai prodotti che facciamo. Scusate, siamo prodotti proprio provocatoriamente proprio con questo intento, cioè pensiamo di come quello sul quale noi fondiamo un pezzo della nostra identità e della nostra economia. Se invece lo facciamo perché ci piacerebbe tanto fare una cosa e cerchiamo di soldi per farlo, non è quello. Cioè, dove si fa? Questa è una cosa di quelle che potremmo cercare di strutturare, non solo in maniera delle imprese del distretto, il distretto potrebbe fare un'operazione come questa. Cioè provare a cominciare a definire quali sono le eccellenze della produzione territoriale. Il teatro ragazzi, perché ci sono 50 imprese che lo fanno per un totale di 2.000 spettacoli, 14.000 giornate lavorative, eccetera, eccetera. Il teatro sociale per un totale di 200 laboratori in associazioni, struttura per un totale di 8.200 soggetti destinatari finali, con un rapporto con 300 associazioni, con un rapporto con 500 educatori. Ragioniamo così. Proviamo a cominciare a lanciare delle richiamate di specificità, di esperienza di lavoro e vediamo che risponde. Per esempio, molte persone che lavorano sul territorio in questa maniera sono molte, diverse esperienze sono tra i lavoratori urbani, valorizzazione delle esperienze del territorio, principi attivi, ci sarà qualche principio attivo valido che lavora sulla valorizzazione del territorio, che magari non vuole fare l'artista ma vuole fare l'operatore di territorio. Forse lo possiamo provare lì un complice che non vuole per forza fare il teatro. Ma dobbiamo cominciare a cercare, cioè secondo me dobbiamo provare a lanciare una grande iniziativa nei prossimi 6 mesi in cui, se non ce la facciamo per altri settori, lo facciamo col teatro, ci cerchiamo, cioè diciamo noi abbiamo questi 5 elementi primari. Stiamo cercando negli altri settori soggetti che fanno la stessa cosa e con i quali vogliamo fare uno scambio di opinioni, di confronto, di processi, e vediamo quanti siamo. Altra risposta non c'è. Io volevo ripetere quello che dicevo prima da quell'altra colonna. Secondo me contestualmente a questo lavoro è importante che noi facciamo un lavoro di impressione, no? Nei confronti della regione. Rispetto anche all'articolazione dei bandi, cioè è importante che quest'idea di mettere insieme soggetti per affinità o per diversità, no? Allora, i bandi che valorizzano anche questo lavoro, no? Che gli artisti fanno rispetto alla valorizzazione del territorio, no? Cioè, riuscire anche a ragionare in maniera diversa, no? Perché questi diventano punti di forza, no? Allora, se mettiamo insieme il GAL e il teatro, insieme il GAL e la danza, insieme il GAL e la musica, no? Cioè, secondo me potenziamo, no? Sì. Ancora. Cioè, sul GAL, allora, tra l'altro, si dovrebbe aprire un grande capitolo. Prenderanno molti più soldi e non prenderanno solo economie, diciamo, del fondo destinato all'agricoltura, ma prenderanno anche delle economie del festival,
Il problema è che i GAL, cioè, diciamo, in teoria i GAL si dovrebbero sciogliere e ricomporre, rifare, diciamo, un processo di riaggregazione territoriale, proporre un nuovo progetto e poi andare, diciamo, alla ricostituzione. Di fatto l'operazione che sta avvenendo è che i 23 GAL, sono 23 i GAL, cioè praticamente tranne le città, tutta la Puglia, tranne appunto i cinque capoluoghi, un pezzettino di territorio della Murgia, tutti sono dentro dei GAL. I GAL hanno anche un organismo di coordinamento. Una delle azioni che dovremmo fare nel futuro prossimo, in vista della riprogrammazione dei fondi, è quella di incontrare almeno il responsabile regionale del coordinamento di questa progettazione, perché poi a lui finiranno le proposte. Cioè, poi ogni GAL si è costruito il proprio evento, no? Strutturale. Però qual è? Allora, la domanda la giro a voi. No? Allora, facciamo un piccolo project development, la giro io con la domanda. Se non funziona che io vado al GAL, non mi ricordo, uno qualsiasi, intorno al comune di Lecce, Cintura Leccese, e gli dico: dammi dei soldi per fare un progetto di valorizzazione del territorio. Qual è l'altra cosa che possiamo fare se non funziona il face to face? Dobbiamo trovare un altro meccanismo. Qual è? Dove lo mettiamo in piedi? Che sia il distretto. No, non è detto che sia il distretto. Io penso che il distretto sia una delle possibili aggregazioni. Allora, se mettiamo insieme quei 20 progetti, 30 progetti, quelle X realtà, che lavorano sul territorio, sulla valorizzazione del territorio, in questo caso non urbani, ma le cosiddette aree terze, si costruisce un'interlocuzione centralizzata e poi cerca attraverso quell'interlocuzione centrale di andare anche lì. Poi uno mette insieme quello che esiste, dice guarda che questo insieme di soggetti mette insieme, il festival di Gramaro che c'è già quello e quell'altro, ha già questa cosa qui, l'intervento specifico nel comune di, oppure l'intervento sull'olio fatto da, lo spettacolo sul vino di cui parlava il Diego Polizia la volta scorsa, abbiamo fatto la riunione, cioè ha una serie di esperienze, di offerte, di prodotti, ha un'intelligenza per poterne fare di altro. Sa anche che tu conosci, no? Cioè, era questa la logica. Lo sai che adesso partiranno tutti i bandi dei SAC? Sembrava che fossero tutti bloccati. Nei prossimi sei mesi saremo invasi da bandi. Alla fine sono andati a finire tutti i punti di partenza, da cui si è partito. Certo. Cioè, si fanno delle puttanate, alla fine si sfalteranno manifesti, comunicazione. E il motivo qual è? Che hanno lasciato i comuni da soli progettare queste petecchie. Anzi, a volte i comuni sono stati aiutati dai dei grandi esperti di programmazione territoriale. E quindi lì Ma non è che c'è un problema di ideale, cioè il piano è fuori solo, tanto che già noi interesse storico. Cioè un teatro privato non esiste, c'è chi fa spettacolo, chi produce spettacolo, chi deve andare in teatro pubblico, chi deve andare o se io lo stato di difficoltà del nulla, noi facciamo dare un digitale, un teatro di 200 posti per noi è caro, non possiamo rappresentare lo stato totale, dobbiamo farne all'aperto, dobbiamo ideare, ma l'estate, l'inverno, possiamo, per il tempo ce lo dà, cioè perché manca un teatro, diciamo, privato, non si d'accordo, non vedo se ce l'ha, è più grosso del Petruzzelli, sono ad aprile e ti chiedono 5 miliardi, sì, ma il problema è quello, però adesso non per quando fatti grossi, però a tutti piacerebbe avere tanti spettatori a costo zero, cioè se tu vuoi una Ferrari sai che devi consumare, scusate per le banalissime, se vuoi una Ferrari sai che paghi un bollo stratosferico, un'assicurazione stratosferica e una quantità di benzina stratosferica, e se no, se non ce l'hai ti chiudi la macchina, una cosa così. Allora il fatto di voler avere uno spazio molto grande è evidente, che uno spazio grande per il costo del genere non molto grande, allora il tuo problema è un problema di, è vero che ce ne sono pochi, però io la sensazione che ho è che quando uno spazio
spazio è grande, comunque ha i suoi costi. Poi dopo ci sono quelli che riescono a farti, a quotarti un costo molto elevato pur spendendo molto poco. Uno di questi per esempio è il Teatro Team a Bari, che è un grande capannone che è aperto e gestito da una sola persona, quindi non ti dà niente, tu devi portarti tutto, e però ti costa molto perché c'ha molti costi. Però è un caso particolare quello, cioè effettivamente. Cioè non esiste una politica di, cioè, di costruzione di teatri nuovi, magari moderni, funzionali, di 600 posti, non dico 1000 posti, 600 posti. Esistono in Cina. Il problema è che molti sono quelli esistenti. Vai alla... Perché sono vecchi, perché se non funzionano, perché... Vai all'AMEC, all'Agistatale, e parla con il gestore dei teatri, perché loro oggi stanno facendo... Del cinema. E oggi loro, per esempio, c'è cioè una nuova politica del centro di cinema. Allora, siccome ci sono andate le sale di sala, c'è tutta una politica differente di differenziazione della programmazione. Allora, a Bari, per esempio, una multisala ha deciso di dotare una delle sale la più grande a sala di spettacolo dal vivo. Ovviamente, guarda caso, la più grande è quella che ti costa più di tutto anche per questa cosa. Ripeto, queste cose... Le città capoluogo di Napoli c'è il teatro, c'è il teatro, c'è. Il problema è che adesso stiamo in una mancanza di teatri, abbiamo una testa sopraelevata di teatri, quindi adesso se lo finiranno mai, stanno costruendo numeri di tutto l'anno che teatro per il teatro. Anche spazi all'aperto, certo, stanno costruendo. Thank you.